Buonasera a tutti e bentornati nella live della domenica. Ed ecco a voi la seconda parte di Spyro Year of the Dragon. Ormai ho preso il via, ormai ho preso il via, signori miei. Grazie per essere qui stasera insieme a me, siete davvero tanti. Ed eravate in tantissimi anche in attesa, veramente, non ci stavo credendo. Ciao Gabriel, scusami, Sir Mike, Giulia, Thomas, Scado 88, ai Eliciani e a tutti gli altri che sono insieme a noi stasera per seguire Spyro. Ma prima di iniziare ho una chicca per voi. Guarda, guarda, già avete capito dal foglio, soltanto dal foglio e anche dalla scritta, quello che andrò a leggere adesso. Mamma mia. Cioè, per dire, io potevo anche, che ne so, girare un mini video, no, apposta per Zeb, ma ho deciso, nah, non ne vale la pena, non ne vale la pena assolutamente. Quasi quasi faccio una cosa, lo porto in live e ci facciamo quattro risate dal vivo, perché no? No, questo messaggio, guarda, guarda, puzza, questo messaggio puzza. Avete visto? Siamo arrivati dal digitale al cartaceo, siamo tornati indietro, ormai arriva il cartaceo, è già la seconda volta. È qualcosa di spettacolare questo messaggio. Adesso ve lo leggo, perché io l'ho già letto ovviamente, ma insomma, siete pronti? Ma tu non sei pronto, non sei pronto, pensi di essere pronto, ma tranquillo che non lo sei, tu ritieni di esserlo, ma guarda, 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 uno pensa, vorrà là fuori, no, lascia stare, non puoi immaginarlo. Posta per Zeb in live. Poi leggo le donazioni, anzi siete stati troppo gentili perché non ho nemmeno iniziato, ma voi ormai chi vi ferma? Carissimo signor Caselli, conosciuto come Zeb89, la seguo assiduamente dal suo primo video e sono venuto da Foggia in Puglia per avere una piccola, seppur possibile, sì, possibile possibilità, ve lo giuro, seppur possibile possibilità di vederla, virgola, toccarla, annusarla! Annusarla e avere un orgasmo visivo. Cioè, della serie, cosa ho appena letto? Potrebbe accogliere questa umile e modesta richiesta? Infatti, come richiesta ad odorare, molto umile e molto modesta, insomma, spero che sia ironico. Farebbe felice un signore stagionato, ma dal cuore grande. Ma chi è Berlusconi? No, stagionato era grande. No, quasi, quasi, quasi. Poi mi lascia il suo indirizzo email, che non leggo perché poverino lui, se no. Con affetto, Smusi scrive così. Ma cioè, ma io, ma cosa? Che roba è? Che roba è? Annusare! Cioè, sembra essere scritto da. A me mi piacciono i piedi sporchi, anneriti, con i calli e i duroni. Annusare, sì, voglio conoscerla, la voglio vedere, annusare, odorare, in modo da avere un orgasmo visivo. Senti, vedi di stroncartelo under questo messaggio, hai capito? E il bello è che me lo sono ritrovato sotto casa. Cioè, non è che dici un'email, no, proprio l'ha scritta e ha messo lì. Ma a me non mi interessa manco se tu vieni dalla Cina, dimmi queste cose, oh, ma che ti credi di essere, oh? Ma poi modesto un par di coglioni, ma siamo matti. Insomma, ragazzi, solite cose, nulla di strano, siamo totalmente nella norma. Ripeto, non ho voluto fare il video posta per sé perché. Meglio sorvolare, grazie Elisabetta Geronazzo per l'euro, ma la sera anche a te. Grazie Kimi, buonasera Zebone, poi c'è Genny dell'altra volta che non avevo letto però, anzi 3 giorni fa, oh, ma tu mi doni. Durante la settimana ho dovuto fare una prova perché non mi va la carta dello zio Peppe. Ah, ecco! Quindi grazie a voi. Come da titolo io vorrei, ambisco, spero di arrivare al boss finale di Spyro 3, ovvero la maga. Soltanto che ci vogliono, avete letto bene, 100 uova del drago. Ragazzi, non c'è tempo da perdere. E ringrazio nuovamente tutte le persone che sono qui a seguirmi. Mi fa davvero piacere tutti i like. Lo apprezzo davvero, forse non sembra, ma insomma, non so come esternare questa,
questo mio apprezzamento per quello che per questo sostegno. Mi scuso per il doppio post di video l'altro giorno, ma durante la settimana ho avuto degli impegni e quindi ho fatto tutto all'ultimo, tutto in fondo alla settimana. Mi spiace, ma è così, la vita è così. Imprevisti capitano, a volte hai degli appuntamenti che non puoi rimandare e niente. Quindi ho pubblicato due video in un giorno. Tutti, cosa Zeb pubblica due video in un giorno? Ma chi è Natale? Ragazzi, se non ho pubblicato nulla tutta la settimana è normale che mi impegno a far uscire quei due video, no? Che siano quelli, insomma. Quindi. E niente, iniziamo. Si vede? Speriamo. Funziona? Tranquilli, funziona, tranquilli. Vai! Siamo nel terzo mondo non inteso, cioè il terzo reame, diciamo, di Spyro. No, il terzo mondo è dove non arriva la fibra ancora in Italia, quello è il terzo mondo, no. Siamo nella terza, nel terzo reame di Spyro, e questo è uno dei reami più popolato da portali. Ci sono tanti livelli da fare, tante uova da recuperare. Vediamo, siamo arrivati a se... Ah, se... No, 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 lascia stare, zitto, zitto, siamo arrivati già a buon punto. Perché per la maga... Ho bisogno appunto di 40 uova dobbiamo fare, ragazzi. 40 uova, dai. Ce la facciamo? Allora, il primo è qua sotto l'acqua. Praticamente c'è una balena. Chi è che se la ricorda la balena? Questo è una delle mie uova preferite di Spyro da raccogliere. Praticamente devi entrare in bocca a questo signore. E il uovo sta in fondo alla trippa, vicino al buco del culo. Anzi, non ce l'ha. È senza culo, ma comunque la zona è quella. Quindi questo è il primo uovo di questo mondo. Corruttone, ovviamente. Zeb, ti voglio annusare. Cioè, no, veramente, roba da matti. Annusare, proprio. Ah, ti immagini? Come Help, il gioco che ho fatto l'altro giorno. Così, arrivava lì. Zeb, stasera niente riscaldamento acceso, adesso proprio no, perché consuma un sacco di corrente e se accendiamo più di uno, più i fari potrebbe causare uno sbalzo. Ma comunque non fa proprio freddo, io indosso questo proprio per star bene, diciamo, ma non è che faccia freddo, anzi. No, non fa ancora freddo, ragazzi. Ma recuperiamo anche questo uovo dietro il muro segreto distruttibile, che tanto segreto alla fine non è, perché in Spyro, quando vedi un muro con delle crepe, no? Anche se è una texture, la puoi rompere sfondandola con la testa, quindi segreto per chi non sa queste cose. Allora, intanto recuperiamo queste gemme. Ora, magari non ne recupero tutte tutte, ma la maggior parte sì, dai. Troveresti Blue Horizon? Non lo conosco. Non lo conosco. Grazie Alexa per la donazione. Eccomi in ritardo. Mi sono perso qualcosa? Ti sei perso la posta per Zeb in live. Brutto signore che non sei altro. Ti sei perso la posta per Zeb in live. Dopo lo potrai rivedere in replica. Allora, sì, ma entriamo, va, entriamo. Fabbrica dei fuochi d'artificio. Questo è il livello dei ninja. Questo è uno dei livelli più carini, devo ammetterlo. Non è male sto livello. Dai, facciamo questo che... Anche se qui ci sono da fare diverse sezioni con gli altri personaggi che ancora non ho sbloccato, però amen. Si fa quello che si Oh, può. Salve, è bello rivederti ancora, Spiro. Oh, ma... Quella cattiva ha rubato il progetto del missile del E professore e io Pufogetto? sono in missione segreta per Oddio! trovarlo. È pure Devo iscritto con la contattare l'armatore, ma V! non riesco a trovarlo da nessuna parte. Forse mi Fovavlo! puoi aiutare. Incontvave, Handel! Ma come mai tutti i personaggi di Spyro in italiano c'hanno l'eremoscia? Ma veramente, perché hanno voluto perculare a dismisura questa cosa? Cioè, io sfido a fare questa cosa nei giochi moderni. Tutti i buonisti, ma non si prendono in giro queste cose. Invece qualche anno fa facevano queste robe qua proprio tranquillamente. Tutti con l'eremoscia. Perché ce l'ha pure il canguro, Vai, recuperiamo le gemme. Oh, ma che è? Un'ape che fa... No! Allora, oggi il vicino di casa mia bestemmiava perché la Juventus perdeva. Ancora sto calcio! Ancora! Cioè, non basta uscire dai mondiali, è ancora a parlare di calcio. Cioè, ancora esiste il calcio italiano, ma ritiratevi. Almeno la decenza di dire, guarda,
me ne vado della serie, me ne vado. No, ancora a parlare di Juventus. Ma porca puttana, ragazzi. Ma diamoci un taglio, cioè diamo lo spazio a chi è migliore, no? Ora, al di là che mi del fatto che mi piaccia o meno, cioè abbiamo perso, dai, punto. Ma non perché ABC, perché abbiamo fatto schifo, cioè, diciamolo. Recuperiamo anche i noodles. Siamo già a quota 63. Mamma mia, passi da gigante. Spivo, eh sì. Grazie Music System 97. Ciao Zeb. Prima donazione, gran bel classico PS1. Porterai Paperino oppure Rayman. E anche quei giochi lì sono sull'elenco, sono sull'elenco. PS, avrei una lista infinita da dirti. Lo so. Voi ragazzi avete da consigliarmi il mondo. Ogni volta Zeb, considereresti l'idea di portare questo gioco, quest'altro gioco. Io ovviamente i giochi più richiesti li scrivo, li metto in lista e poi li faccio in ordine più o meno di priorità. Comunque grazie per la donazione. Qui abbiamo pulito tutto? No, bisogna guardare bene, vedi qui c'è l'entrata, c'è la stanzina. Comunque questi livelli hanno ancora più gemme rispetto ai livelli prima del primo e secondo mondo, quindi ci sono tipo 600 gemme mi pare. Cioè questi livelli qua del terzo reame hanno, vedi, hanno 600, mentre gli altri hanno 500 e quelli del primo mondo 400, quindi va sempre ad incrementare la cosa. Meglio, no? Fire! No, questo è un bastardo, mi serve il missile. Andiamo a recuperare il missile. Eccolo qua. No, perché quelli lì sono scudati, non li puoi danneggiare né col fuoco né con l'attacco delle corna. Buonasera Leonardo. Quanto è lungo il numero di killer che abbiamo fatto dei skill? Bomba! L'altra sera stavo giocando con Leo, c'era un Myers incazzato nero, un Myers laggone. E a un certo punto l'abbiamo visto immobilizzato. È stato bellissimo, sì. Allora, ammazziamo questo, ripristiniamo un po' la salute. Mi attivi il cannone? Si deve usare questo cannone per proseguire. Può seguire? Io devo solo svuotare la mente. Ok. Mamma mia, che salto! Ma chi è? Sì, devi entrare qua dentro. Se no, laggiù non ci arrivi. Planando non puoi perché è troppo distante. Vai. Woo! Grazie di nuovo Kimi, mamma mia, gentile stasera. Avevi la EV Moscia, proprio una figata. Ma chi fino ha fatto il labvino di Edi? Il labvino di Edi? Ma io quando lavoravo a Firenze anni fa, c'era uno, guarda, senza entrare nei dettagli, c'era uno con l'EV Moscia. Tutti a prenderlo per il culo, poverino. Eppure è una cosa abbastanza comune. È così, c'è poco da fare. C'è poco da fave, poi si intende male, capito? Nice. Grazie Manu 05 per la sponsorizzazione. Benvenuto a te nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie Manu 05. Un fiero Ace Gamer nuovo. Mamma mia. Allora, qua c'è altro, qua dietro. Ah, questo c'è. Questo sarebbe il distributore di ninja. Se non lo distruggi rischia di sputare ninja dopo ninja dopo ninja. Insomma, questo è uno dei pochi livelli che ha una scorta di nemici infinito. Se non fai fuori gli spawn, gli spawn sarebbero quelle casse, appunto. Draghetto fiero ora deve darsi da fare, perché io stasera io voglio arrivare al boss finale. Non dico necessariamente di... è scesa la gemma di sotto, porco chi so io. Allora, non dico che devo finirlo al 100% stasera perché sarebbe impossibile, però voglio arrivare a sconfiggere il boss finale. Perché secondo me ce la posso fare, cioè se nella prima live ho fatto 60 uova, allora dovrei riuscire a farne 40 adesso. Se la matematica torna, 40 uova dovrebbero essere fattibili. Ok, qua devo praticamente far fuori questi draghi volanti utilizzando... Ecco, dovrai usare, sì lo so, la super fiamma insieme abbinata al super volo. Quindi facciamolo, sono due i draghi. Ogni tanto tirano qualche palla di fuoco.
Però è palloso perché si muovono, anche. La cosa più difficile è il movimento. Difficile tra virgolette, più che altro ci metti un po' di tempo. E hanno una traiettoria prestabilita, li devi tipo intercettare, vedi? Lui va di là, quindi ora io vado di qua. Però togli poco, capito? Quindi è un po' farmoso, Poi ti attaccano pure. C'hanno un po' di vita, hai visto? No, non scansare i miei colpi. Dai, dai, così, così. Il problema è che più lo distruggi e più diventa piccolo. E più diventa piccolo e più difficile è colpirlo, insomma. Ah, la supercorsa non c'è. Ok, pensavo di avere anche la supercorsa. No, non ce l'ho. Aspetta che recupero questi tesori, perché se no tanto ci devo tornare comunque dopo, altrimenti. Vieni qua, vieni qua, dammi la salute. Oh! Grazie Alphonse Elric per l'euro. Ciao Zeb, nella tua prossima live puoi portare il libro della giungla. Oddio, già il nome. Quei giochi della Disney, mamma mia. È da sclero, non lo so, non ho provato quello. Forse l'avrò visto tipo una volta anni fa, però non me lo ricordo proprio per niente, zero. Cioè vi direi una cazzata, quello guarda non mi dice niente ora come ora. È per la PS1? Non lo so. Aspetta, ok, dovrei aver preso tutto il tesoro, controlliamo bene qua giù. Eh sì, ma qui c'è il drago brutto. Bastardo. Aspetta, lì c'è ancora un'anfora. Maledizione. Vedi, se no ti tocca tornare in queste zone a prendere il becco del centesimo che rimane, insomma. Perché devi avere tutte le gemme per fare il 100%. Questo dovrebbe spuntare da qui, sì. Dai, no, non spandare. Maledizione. Facciamo il giro. No, oh, non è male, come precisione. Sto drago mi becca. Dai. Crepa. Ah, ma si cura col tempo. Bastardo, me l'ero dimenticato. Questa cosa me l'ero dimenticata. No, mori, 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 mori. No, 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 non ti devi curare. No, 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 non ti devi curare. Non ti devi curare, non ti devi curare. No! Come fa a colpirmi? Merda. Vedi, vedi? No, 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 questo ora recupera. Non deve, non deve, non deve. Bastardo. Devi essere preciso, hai visto? Dai, 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 quasi. Dai, dai, mori. È rimasta la testa. Bestia. Dai, figlio di... No, guarda quanta vita ha. Guarda la barra della vita, si vede? Mo, merdoso. Madonna, io ti... No, guarda, guarda quanto devi essere preciso. No, non è possibile. Aspetta che ora fa il giro. Dai, l'ho preso. È morto? È morto? Mi sa che è morto. Ok, uno è morto. Però ci serve vita. Meno male che respawnano questi. Meno male che respawnano. Aspetta che non mi fido, Diego Canevari, grazie dell'euro. Puoi dedicare un bel... Dance, dance ad Alessandro. Aspetta che stavo per morire. Allora fammi ammazzare sto drago, va Diego, se no... No, 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 aspetta. Aspetta che se no mi arriva nel retto come lazaretto. Un attimo che... questo è un po' lungo, lo so ragazzi, però è una delle sfide un po' più pallose. Non è tra le più difficili, ma pallose sì. Dai, mori, 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 mori. Vedi, fa la finta, gira. Bene, bene. Sempre più corto, sempre più corto. Devi avere molto controllo del volo qua. Dai! Dance, dance. Prendi questo. Cosa? Ovviamente l'uovo.
Finalmente, finalmente. Grazie. Piange. Per forza. Quando ha visto quanto tempo ci ho messo, piangerei anch'io. Grazie Luca Lu Moglia dell'Euro. Buonasera Zeb, presente anche stasera. Non vedo l'ora di vederti al quarto mondo per morire come un demente perché leggevi la donazione. Lizzo! Per... per far sganciare tutte le gemme all'orso. Eh sì, quello è uno dei momenti più belli. Per me è la parte più bella di Spyro 3. Ma no, no, quella è la parte da paga. Andiamo a prendere quella gemma che prima era caduta. Dov'è che era caduta? Più qua. Perché ho spaccato la cassa, no? Quella di ferro, cos'era? È scesa una gemmina da qualche parte. Ah, pure lì stava una gemma. Eccola là. Ok, bene, ora torniamo qua. Grazie il grinzoso per i 5 euro. Scusa se non l'ho letto prima. Molto gentile da parte tua. Grulla sera a tutti e soprattutto gli annusatori. Zeb, vorrei incontrarti, annusarti per avere un orgasmo visivo. Speriamo che sia solo visivo, ma io non mi fido. Sembra che la maga abbia già usato il progetto. Il progetto? Il suo missile. Dovremmo distruggerlo. Seguitemi. Ci pensi tu però, ci pensi tu. Brava. Grazie anche a te Luke 15 per i 5 euro. Molto gentile anche tu stasera. Sono tornato. La situazione è finalmente migliorata. Ed anche merito tuo che mi hai tenuto sempre il mio umore alto. Ma mi fa molto piacere. PS, la scommessa del mouse più brutto del mondo vale ancora? Sì, ma non valgono i mouse personalizzati, non valgono i mouse proprio fatti ad hoc, perché allora uno potrebbe fare un mouse a forma di stronzo. Deve essere un mouse originale. E cosa c'era nel missile? Devono aver cercato di metterlo in orbita. Perché sono fuori di testa. Vai, dammi il nuovo, dammi il nuovo. Oh, ho già recuperato un bel numero, Siamo arrivati a 64. Ditegli che sono tornata al lago della... Non mi interessa, tanto no. 65, diciamo. Bene, bene, bene. Ma Crash Team Racing ti piace? Sì che mi piace. Mi piace come? Anche se necessita di un remake, quel gioco. Necessiterebbe di un bel remake. Credo che tutti quanti siano d'accordo su questa cosa. Ok, là... No, 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 no. Pensavi. Qui c'è una missione da fare col tifoso, solo che il tifoso... si sblocca nel quarto mondo, appunto. Nel quarto realm di Spyro. Quindi non credo di poter affrontare l'ultimo. Questa sì, però. Questa la posso ancora fare, questa qui. Mi sembra. Sì. Credo di vedere un uovo dietro di te, ma è troppo lontano. Non è troppo lontano, Handel. Non è troppo lontano. Devo fare il giro per prendere l'uovo. Dance! Aspetta che lo dobbiamo distrarre. Attento alla lapide. No, non volevo parlare con te. Tu hai i tuoi consigli inutili. Yes. Ok, bene. Grazie Gabriel per l'euro e scrive... Tutto in maiuscolo. Quella è fiera. È una mossa che non si utilizza spesso, però è fiera. Pensavo di tagliuzzarmi. Non oggi, ritenta. Dai, questa non è difficile. Basta che arrivi in fondo ed è fatta. Fai fuori i nemici, prendi un po' di soldi, così. Qui ce n'è un altro. No, no, no. No, no, no. Brutto, pensavi. Alla cieca l'ho ucciso. No. Lì mi sono fatto colpire. Recuperiamo tutto. No. Pezzo di merda. Devo stare attento ora. C'ho un HP. Mi manca soltanto un HP. Niente vita? No! No, 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 no! No! Quasi!
Quasi, 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 quasi. Mi serve la vita però. Devo stare più attento perché mi sa che qua la vita non te la dà, appunto perché è una sfida. Però ce l'ho fatta, dai. Ce l'ho fatta, bene, bene, bene. Primo tentativo. Grazie Zeus Infinity per l'euro. Sera Zeb, felici di vederti riportare Spyro. Inizia la stagione febbre e mal di gola. Buona live, grazie. Ma sai perché, Zeus? Perché praticamente, specialmente per chi va al lavoro in ufficio insieme ad altri colleghi oppure a scuola, no? Perché stai a contatto con altre persone e lì la cosa diventa quasi inevitabile. Fa incazzare perché tu vai a scuola, al lavoro e ti trovi questi pezzi di merda. Ma io devo lavorare. E ti starnutiscono nel muso, fanno. Poi fanno. Li vedi col fazzoletto, no? No, no, questo è da dire. Li vedi col fazzoletto, però. Così davanti. Così davanti svalvola il naso. Poi il giorno dopo ce l'hai anche te. Pezzo di merda, capito? A me quelle cose fanno incazzare un po'. Cioè, da una parte li capisco, poverini. Non è che dico. Però, cioè. Ma soprattutto per quanto riguarda la scuola, perché se stai proprio fregato, non venire, perché rompi i coglioni. Ma io, allora fottiti, capito? Il discorso è quello. I dolori della scuola. Ma anche di chi va in ufficio, ripeto, cioè. È così, è così. Nuova sponsorizzazione, ragazzi. It's Luke 2710. Benvenuto nell'esercito degli Isgamer. Grazie. Grazie mille per la sponsorizzazione. Dai, l'uovo è stato preso. Andiamocene. L'ultima sfida di sto mondo non lo posso fare perché serve la scimmia. Personaggio scimmia, ovvero il tifoso, no? E non lo posso fare. Quindi questo livello l'abbiamo quasi completato. Cioè, manca solo quello volà. Perché vedi, qua giù dobbiamo sbloccare. Caro Spyro, Spiro, o come diavolo ti chiami, arrenditi, ho la scimmia, ho il tifoso e non la restituirò. Con affetto, la maga. No, devi sganciare, devi investire, devi allungare il palmicchio con le gemme. Se no. Questo è già stato premuto, quindi andiamocene, perché lo preme lei prima. Stupido io. Vai, livello quasi completato, diciamo. Ciao, Sowing Salt, buonasera a te. A me Zeb capitava sempre quando andavo a scuola, vedi, vedi, anche a Diego, ma per forza, ma pure a me. Anche se io ho una difesa immunitaria che non è male, però nonostante tutto capita. Andiamo qua, va, flotta perduta. Pazienza perduta. Grazie Manito per l'euro, ciao bello bimbo, pigliati un caffè sempre numero uno. Volentieri Manito, volentieri, grazie per il sostegno. Alinsei, grazie anche a te. Attenzione qui in giro a Draghe. Ci stanno. Cosa? Draghe? Quanti te ne immagini? Oddio. Mannaggia, perché stavo quasi per trovar tesoro. Oddio, è romano, è il pazzo, oddio. Sai cosa mi ricorda Medieval, quindi anche a Spyro nel doppiaggio si sono divertiti. No, ma è troppo bello. Se ne va, peccato, devo chiedergli altro. Vabbè. Anzi, iniziamo. Qui ci sono le palline. Le puoi mirare. No, eh? Avevi calcolato. No, ma la gemma è andata. Perché qua giù, nell'acido, praticamente si va col power up dell'immortalità. Ovvero immortalità per 30 secondi. Però ci vai dopo, quindi non preoccupatevi. I fantasmi. No, questi li devi dar fuoco. Anzi. No, non scappare. Prima devi bruciare il coso, il telo, e poi li fai. E la luce? Just Tommy? Mamma mia, un'altra sponsorizzazione. Benvenuto a te nell'esercito degli Ace Gamer. Mi fa molto piacere. Come benvenuto anche a Just Tommy. Adesso non tirarlo. Bravo, meno male che sei ritardato. Allora, qui, no, però con la pallina non si può scassare questa. Lì ci devo tornare dopo. Non mi ricordo se col power up o con altro, ma lì ci devo tornare comunque dopo. Rompiamo questo, prendiamo questo. Vai. Ammazziamo il granchio eremita che ci dà la salute. Pizzepini, pizzepini.
No, quella gemma non la posso proprio prendere. No. No, no, ora non posso, purtroppo. Grazie di nuovo, Gabriel. È il tesoro, grazie della donazione. Panfio lo spara tutto, grazie dei 2 euro. Buonasera, Zeb. Ti sei perso il mio messaggio precedente. Comunque, cosa ne pensi di Blood? O Redneck Rampage? Gli altri due non li conosco. Blood, però, se non vado errato, è un FPS vecchia scuola, anni 90. O mi sbaglio? Sì, mi sa proprio di sì. Ah, col cannone si rompe, già, già. Devo far fuori pure questi pennuti. Dance? Oh, e muore. Bene. Poi, bisogna sfondare questo. Ah, io mi ricordo che qua dentro la caverna, questa cosa è a fregarella, c'è una cassa di ferro e devi usare il cannone in un modo. Vediamo se ho ragione, vediamo se mi ricordo. Ecco, ecco, la memoria mi funziona ancora. Zeb, lo avrei finito di recente per quel. No, 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 sono cose che proprio ti rimangono in mente. Grazie Beefcott. Non posso donarti oggi in live. Aspetta, ma mi ha dato un messaggio su Steam. E quindi vorrei augurarti qui buona live. Appena posso ti offro una birra. Non preoccuparti, grazie mille per il pensiero. L'intervento è andato bene, l'intervento, grande. E ho pure passato l'esame di stato. Dai, pensiamo positivo, va che è meglio. Che ci sono tante cose che non vanno bene in questo povero paese. Quindi se già va bene qualcosina, c'è da essere grati. Allora, di qua. No, di qua non si può andare subito. Devo fare il giro. Grazie Helter Skelter per i 10 euro. Caspita. Mamma mia, settimana scorsa non sono riuscito a sganciare. Ma non ti preoccupare, non è che sto lì col contagocce a contare ogni donazione per vedere se l'hai fatto o meno. Grazie mille per la. No, dai. Vedi che mi distrae però. Grazie mille per i 10 euro, veramente, gentilissimo. Allora, io vorrei, come ho detto, no? L'obiettivo di questa live è arrivare a 100 uova. 100 uova, io li voglio farli in tutti i modi. Quindi cerco di andare spedito qua. Dai, dai, forza. No, non la tira. Bravo. Mi sono fatto ammazzare da quell'imbecille prima. No, comunque il checkpoint era qui, quindi ci ho rimesso ben poco. Tanto anche tante. Sì, 21 vite, per carità. Quella torcia che sventola lì. Voleva farmi manza, inzarunza. Grazie Noemi per l'euro. La prima non è arrivata. Io e il mio marito fieri e presenti anche stasera. Buona live. Grazie, mi fa piacere che siete qui a seguire questo grandissimo classico, che è uno dei miei giochi preferiti per PS1. È anche il gioco preferito di tanti altri, immagino. Allora, andiamo di qua, scassiamo questi due granchi. Vai, vai di sotto! Sciolto nell'acido, come faceva Totorrina ormai sottoterra. Meno male che è morto. Posso dirlo, cioè. Quella era una brutta persona. Vai. I nemici li devi far fuori tutti, perché ovviamente sganciando gemme è inevitabile la cosa. Ok, devo scassare la nave. Devo fare il buco. Facciamoci strada. Facciamo fuori gli avvoltoi. L'avvoltoio, ce n'è uno solo? Ah no, ce n'è un altro qua. Bullseye. Vai, a posto. Ok, dobbiamo continuare la nostra scalata qua, entrando in questa nave qua. Ce l'ho fatta. Non ci credo. Qualche scemo ha nascosto un uovo nel mio tesoro. Non ci credo. Qualche scemo ha nascosto un uovo nel mio tesoro. Dance? Questo dorme.
È più facile fuggire dalla NERS con i blink al massimo o finire Wolfenstein 2 al massimo? Fuggire dalla NERS. No, Wolfenstein, guarda, lascia perdere, non ci pensare, ma nonna, è disumano. Me buttati de sotto The Club, grazie dell'euro e 800esimi. Buonasera Zeb, io e la mia ragazza stasera non possiamo vedere la tua live insieme. Potresti dedicarle un eufonico NERS? NERS? Per consolarla, sono quello degli 8 mesi della scorsa live. Ah, grazie. Non preoccuparti, non c'è problema. Allora, dobbiamo salire? Dov'è la... Ok. No, perché non voglio tornare ancora indietro. Ah, qui c'è da fare la corsa. Qui c'è una sfida abbastanza carina da fare. Aspetta, no, non tornare a casa. Aspetta, dov'è il coso? Vedi, ora qui c'è l'immortalità. Qui c'è da far fuori questi ancora. Ma sono quelli di prima questi? Eh no, sono altri avvoltoi ancora. Ma questi danno gemme, vedi, li devo far fuori. Dai. Devi calcolare per bene la traiettoria. Bestia. Oh. Uno, ha dato uno. Oh, povero. Dai, beccalo. Oh, finalmente. C'è qualcos'altro da scassare? No, mi sa che abbiamo concluso. Recuperiamo le gemme. Madonna, quante donazioni. Cerco di leggere tutti, ma sarà impegnativo. Sarà impegnativo, No, perché siete in tanti. Allora, intanto c'è... No, non cadere, non cadere. C'è questa sfida qua. Devo planare in questa sorta di bocca, questa caverna. Perché, ecco, magari senza bruciarti le chiappe, c'è la sfida, mi sembra, del sottomarino? È quella del sottomarino, mi sa di sì, sì, sì. Sentiamo il discorso fiero. Ci venivo sempre a fare i tuffi, ma non riesco a prendere nulla coi sottomarini che stanno in pattuglia. Che te va del pilota sto sottomarino qui? Sì, dai. Perfetto! Premi il tasto X per accelerare. Vabbè, io so accelerare, abbi pazienza, ne che insegni il culo a cagà. Questo è l'amico di Eddemonio. Lasciamo stare. Allora, devi prendere la mira e sparare. Quando si accendono i tre cerchietti, tira il colpo e sbam. Comunque, ah no, invece devi rimanergli accanto, se no non va a segno. Ok, ok. Bastardo, ha cambiato rotta. A posto. Ok, c'è da rompere anche la cassa, vai. Benz? Dai, dai, no. Basta, oh, oh. Allora sei un figlio di gran puttana, Te l'hanno mai detto? Cioè, hai fatto inversione. No, 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 no! Ti pulsa il gargiulo! Vai! Soffri! Quello è della serie... No, porca! Allora, dov'è l'ultimo? Mi sa che l'ultimo fa un percorso da fregarella, Aspetta, c'è un'altra cassa. No, perché se non ne rompi tutte, poi ti tocca ripigliare il sottomarino solo per rompere quelle due casse. Grazie Dash per l'€90, ma la sera Zeb, fiero sponsor e fiero donatore. Vai così, ah sì? Mi fa molto piacere. Grazie per il sostegno. Dov'è l'ultimo? L'ultimo eccolo là, vedo le bolle, vai! Ah, perché vedi, passa in mezzo. Oh. Via! Dai, dai. Bene. Beh, che me possino cecà. Sei bravo a nota. Tiè, prendi sovo come ricompensa. Vai, bene. Grazie HHD per i 5 euro. Buonasera, sua maestà. Ma come? Devo diventare il nuovo presidente della Repubblica? Come sempre. Ma
ci stanno altri sottomarini che vengono fuori dal nulla. Ancora? Se mi distruggi potrei usare il lago di nuovo per fare i tuffi. Li tuffi? Mamma mia! Com'è che hanno fatto sto doppiaggio? Per fare i tuffi! Accidenti, forza, piccolo drago! Accidenti! Adesso ce ne sono di più però, eh! Già 68, mamma mia! Maga, io comincerei a tremare fossi in te. Ah, stanno facendo un bel numero di uova. Dobbiamo... ora ce ne sono 7, ma sono più veloci. Guarda, che bastardo! Hai visto? Hai visto che è rotto in culo? Non girare, Non girare, no. Ecco, gira, visto. No, le bombe! Ah, se becchi la bomba hai perso, comunque. Sì, sì, se becchi la bomba perdi. Già. Poi la leggo la donazione, abbi pazienza. Ash, sei stato gentilissimo, poi la leggo, voglio vincere. Ora, dopo questa... Asdrubale, vai! Da dove passa questo? Non gira così! No, madonna, per poco! Madonna, è più difficile. Questa sarebbe la hard mode, insomma. Dai! Buzz! Nel tunnel, c'è qualcuno nel tunnel? Qua giù? Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Buona serata. Come sempre una bellissima live con il mitico draghetto. Per te Zeb faranno in futuro la remasterizzazione della trilogia di Spyro su PS4. È probabile che ad un certo punto lo faccio. Non è detto, ma visto le vendite di Crash, secondo me, cioè se dovessi scommettere, io punterei sul sì. Ovviamente non prenderlo. Non prenderlo per c'è. Lila. No, burundini. Vai. Due? Ma l'altro dov'è? Passava in mezzo. Ma quello in mezzo è bastardo, perché c'è il buco che... Sì, ma se non muoio è strano, eh. Dov'è? Oh, si nascondono pure. No, ce n'è uno in particolare che fa un giro veramente perfido. Ma manco lo vedo. Pensate. Ma dov'è? Dov'è? Oh, io vado di qua. Vedo se riesco a raggiungerlo. Oh, scusa, ma... Oh, so io che sono cieco. Ah, perché fa un giro da merdoso. Ma guarda te. È veloce, oh. Oh, ma quanto cacchio è veloce? Mori. Bene, oh, alleluia. Ne manca uno solo e io non so dov'è. Ah, eccolo là. Ma che giro è? Che giro schifoso è? Lungo la punta del culo della... No! Madonna, non sganciare il coso. Non ci prova nemmeno. Dai, ma come si fa? Oh, ma che è? Dio mio. Oh, bene. Finalmente. E almeno si può nuotare di nuovo nel lago. Bene. Per ringraziarti meglio. Ma tutto quello che c'ho è star trovo. Non c'è problema. La sorpresa più bella in questo. No, non c'è problema. Va più che bene. Grazie di nuovo Diego Canevari. Puoi dire a Godus. Puoi dedicare un Godus a Matteo Converso. Comunque se il gioco lo finisci stasera potrei arrivare al cinquantino. Vabbè, ma tu pretendi la luna. Comunque dai, non è che a mezzanotte comunque la live finisce. Ora vediamo. Al boss finale però, ripeto, dovrei arrivarci. Comunque grazie Filippo Tealdigir. Il tuo nome è difficile. Prima donazione da parte mia, voglio dedicartela perché ti seguo da tempo e sai sempre intrattenermi. Bene, vuol dire che sto facendo bene. Per me è il miglior complimento che posso ricevere. Veramente. Perché l'intento è quello, divertirsi. Poi mi divento anch'io perché sto gioco è spassoso, è proprio spassoso.
No, prendila, se no muoio all'istante. Vai. Devo prendere le gemme, se no tocca tornare, se no. Poi dopo c'è la corsa da fare. No, la corsa è carina, quella è divertente. Grazie di nuovo, no, sto crepando. Ma scusa, se hai saputo che hanno fatto Mansa Telecom, hanno abolito la legge del pagamento ogni 28 giorni. Bene, bene, meno male che il mio video è servito ad aprire gli occhi. Ora, è chiaro che non hanno eseguito questa cosa, questa legge, questo cambiamento per via del video, però se non altro il video ha sensibilizzato più persone circa questo argomento. Dove ca... No. Pensavi. Devo riuscire a recuperare ste gemme. Bene, bene, comunque, finalmente qualche buona notizia. Mi hanno fatto... Sì, volevi? Vabbè, che quei bastardi si facevano un mese in più all'anno. Cioè, non è normale, secondo me, No! No, dai. Vabbè, oh, penso di aver preso tutto. Nel caso torneremo, dai, non voglio perdere mezz'ora lì a raspolare per le gemmine. Quindi andiamo avanti. Dobbiamo andare, no, lì no, decisamente. Bisogna andare a fare la corsa. Allora, torniamo qua. Grazie Dash 93 per l'euro. No. Però vedi, distrae. Ho perso tutta la vita. Quanti youtuber posso dire di avere Dash come sponsor? Beh, non lo so. Non ho capito bene il senso della cosa. Allora, la sfida dello skateboard sta attraverso questo... Sì, sta dall'altra parte del livello, devo planare là dove stanno quelle tre barchette. Anzi, prima andiamo qua che c'è un uovo da raccogliere, qua, in quella caverna. Se non vado errato, dovrei... No, forse mi sbaglio con un altro punto. Eh sì, mi sbaglio con un altro punto, non era lì. Vabbè, l'importante è che scendiamo qua perché qui c'è la sfida da fare. Scassiamo questi qua. Comunque abbiamo preso gran parte delle gemme. Ok, lì c'è anche il teleport, il coso per salire. Quindi anche se cado posso salire subito. Mamma mia, quante donazioni, grazie mille per tutto questo sostegno, ragazzi, fa veramente piacere. Abbiamo un ragazzo qualunque, grazie dell'euro, buonasera Zeb. Non ti chiedo nulla, ti ringrazio per tutti i video e il lavoro che fai. Si può dire che tra tutti i youtuber che si definiscono gamer, tu sei l'unico che si può davvero definire così, in quanto lo sei. Però questa tua valutazione, non so se condividerla, ma sicuramente mi fa piacere. Quindi secondo questo io sono l'unico gamer su YouTube che può definirsi tale. Non lo so, io posso dire che mi piace variare, cioè mentre altri canali tendono a portare... Ok, che ora, tra parentesi, è vero che porto abbastanza spesso DBD, quello lo ammetto, però ci sono dei canali che portano sempre i soliti giochi, sempre quelli. Io cerco di variare, porto sempre gli indie curiosi fatti male che, l'ho detto più volte, a me comunque mi incuriosiscono. Perché vedere sempre lo stesso gioco, ma... Io DBD se non altro perché mi diverte. Allora, qui c'è la sfida dello skateboard, va? Vediamo un po'. Spiro, appena in tempo! Una gang di skaterino che ci ha sfidati. Dicono che sei più lento di una lumaca di fuoco di cratere fuso. Ma io ti ho difeso! Gli ho detto che ho visto lumache di fuoco molto veloci. Mamma mia, ma quanti neuroni hai in testa? 2, 3? Allora, pronto a sfidare questi ragazzi? Scommettono un uovo che non vincerai. Dici?
Fattivi sotto, secchi di merda. Puoi usare la mia tavola speciale da corsa. E da poli speciale, ah sì, che bello, facciamolo, sì. Ah, qui devi fare i trick per caricare il turbo, vedi? Se io faccio i trick, si carica la barra in alto. Oppure se scassi i granchi, no? E più barra hai e più puoi usare il turbo e, insomma, avere un vantaggio. Bestia. Vediamo di vincere. Allora, prendiamo il granchio. Ah, quei cosi rossi sono tipo delle munizioni che puoi tirare, vedi? Se io premo cerchio. Ah, non c'è l'automira? Non c'è l'automira. Un po' sì, dai, un po' sì. Sesto. Devo fare i trick, se no... bastardo. Mi devo abituare. No! Però perdi tempo se sbagli, vedi? Mannaggia. Come? Non mi ha dato niente? Ha fatto un trick e non mi ha dato niente. Dai, dai, dai! Oddio, quanto mi ha dato! Sì, così tanto. Tagliamo. Get wrecked. Dai terzo, dai terzo. Secondo. Pensavi che perdevo, pensavi che perdevo. Certo, come no. Poco mi ha dato però lì, mi ha dato poco. Devo ancora superare il primo. Dai, dai, forza, qua su. Bene, preso il taglio. Dai. Get wrecked. Sì, sì, sì. Rats, al primo tentativo. Bene. Sì, gli hai dato proprio una bella lezione. Oh, sì, credo che... Oh, non male. Non sono arrugginito per niente. Cioè, non è che l'ho dovuto fare una volta così per riscaldarmi. No, proprio ta, fatto. Meno male, va? Bene. Però c'è un'altra sfida ora. Mi sa che devi sfidare Hunter. O sbaglio. Può essere che mi ricordo male, Ora che i Rinox sono sistemati, sì, 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 vuoi partecipare a una vera sfida? So che sei veloce, ma scommetto che non puoi sconfiggere tutti i granchi sulla pista e battermi in una corsa. Vuoi provarci? Ah, quindi devi prendere tutti i granchi e batterlo nella pista, insomma, dai. Grazie di nuovo, Dash. Intendo il detersivo. Solo i migliori hanno Dash come sponsor. Ma tu ti chiami Dash, quindi mi ero confuso, cioè normale. Grazie Luca Moglia di nuovo per la donazione. Puoi dedicare il Nels a Giulia. Nels Giulia. Mi fa piacere, grazie e buona live. Ok, facciamo anche questa sfida. Fatti sotto, amico. Bene, mangia la mia polvere perdente. Cosa? Come osi? E mangiami il culo perdente, allora. Facciamo così. Ti faccio... Va, è sfida. E allora perderai, te lo dico io. Guarda, allora prendiamo... ma devo rompere i granchi, Se non li spacco, non vinco. No, i granchio... dai! No, ma... Vabbè, quello l'ho preso. Dai. Mangia questo. No, c'è un granchio sotto. Ok, quello l'abbiamo preso. Sono già primo, già primo. Hai visto a scherzare con me cosa succede, Perdente. No, ora vinco, vuoi vedere. Uno. Due. Perfetto. No, devo prendere questo. Se prendo il turbo poi non ce la faccio a prendere il granchio. No, mi sta raggiungendo. Brutto. Dai, ora devo scendere perché c'è il granchio. Sì. Dai, ultimo giro. No, ho sbagliato. L'immortacci tua. Allora sei un figlio di merda. No, niente. Aspetta, ha sbagliato perché io ho tirato il coso. Forse posso ancora farcela, Sì. No, non ce la devi fare. Non ce la devi fare. No.
Dovrei farcela, dai, dai, dai. Scorciatoia. No, non sbattere in muso. Così, così, così. Vai, inculato. Inculato a sangue, vai. Bene. Mangia la polvere, perdente. Non posso credere che mi hai battuto. No, credo, dovresti. Tutto il tempo, mentre io, ma dove, ma quando, ma che dici? No, fai schifo, è diverso. A proposito, uno di quei gracchi stava proteggendo questo. Zitto e paga, zitto e paga. Che siamo già a 70 uova quasi, se non sbaglio. Quante ne ho? Mi sa che sono già 70. 70. Aspetta che c'è qualche gemma da prendere ancora. Aspetta che qui c'è anche la vita extra. Puttana Eva. No, qui c'è la vita extra. Voglio la vita extra. Albuquerque, grazie dei 5 euro. Non so se ho pronunciato bene il tuo nome. Dai, 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 dai. Oh, vabbè, senti, fanculo. Fanculo, cioè, proprio. Ne farò a meno. Però delle gemme non posso fare a meno, quindi prendiamole. Ma per prendere quella gemma devo girare. Ma che palle, come faccio a girare? Così. Allora, per prendere quelle gemme devo fare un salto fiero. Quelle gemme, ce n'è una. Devo andare qua. E dai, perché non ha preso l'altra? Figlio di una buona donna, perché? Vaffanculo, senti. Fanculo. No, ma purtroppo mi serve. Anche se è un centesimo. Se no mi tocca andare apposta apposta nel livello per quella gemma. Non è cosa. Oh, oh, che ca... No, senza turbo non c'è. Vabbè, senti, la prendiamo dopo e ciao, perché non posso stare qui le ore a grattarmi, va. Importante arrivare al boss, poi dopo le gemme le recuperiamo dopo. E se no, veramente, sta lì le ore per un centesimo. Questo livello, oltre alle... Aspetta, c'è un nuovo sotto la... Sotto la melma qua, sotto l'acido. Cioè, ci sarebbe un coso, un nuovo da recuperare, però... Dov'era il power up che non mi ricordo? Il mio pony Safi HD è pro. Ok. Non ho capito. Quanto sono carini sti draghetti. Insomma, mica tanto. E devo andare sotto l'acido per forza. Mi sa, ma qui quante uova... Dovrebbe mancare almeno un uovo. Almeno uno o due. Uno, vedi, nuota attraverso l'acido. 100 gemme pure. Vabbè, io direi di, ormai di prendere l'ultimo uovo. Ci provo. Il power up stava nella nave, se non ricordo male. Sì, sì, stava qua, vedi. Vedi, nuoti attraverso l'acido. Ma quello scade, poi sono cavoli tu. Dov'è l'uovo? Bene. Aspera qua. Eh sì, eccolo qua. Vai, abbiamo recuperato l'ultimo uovo di questo livello. Possiamo finalmente sloggiare. 6 su 6. Vabbè, le altre gemme, ripeto, le prendo poi. Tanto non è urgente. Ma qua da dov'è che si saliva? Da qua.
No, non volevo salire. Oh, che bello. Abbiamo finito anche questo livello. Grazie dei 6 euro, The Big. Grazie per... Sei autosponsorizzato, eh? Guarda che sudicia. Ma Instagram è un sito brutto, mamma mia. È brutto, cioè un sito dove metti foto così. La serie selfie! Selfie! Sono al McDonald's, selfie! Ma... La serie sti cazzi. Si era ricomposto il muro lì. Allora, qua invece mi sa che... L'abbiamo appena fatto sto livello. Allora, dov'è che andiamo? Dov'è che andiamo? Potremmo andare là. Sì, io direi di andare. Anzi, prima vorrei vedere chi c'è qua dentro. Ah, bene, liberiamo lo Yeti. No, questo è bello, dai, liberiamo lui. La strega è un tesoro qui. Ci sono volute 2 dozzine di Rinok per catturare questo tipo palla di pelo. Quindi sappi che liberarlo ti costerà molto caro. Faga, devi pagare! Molto caro, quanto caro? Cioè, di che cifre stiamo parlando? È un po' come vai all'Euronics, no? Sai che pagherai le robe in sovrapprezzo, però a volte vai di fretta e sei costretto. Della serie, ok che costa troppo, ma quanto troppo? Cioè, di cosa stiamo parlando? 1000! Io mi ricordavo 1000... No, 1000 no, un po' meno, 1000 veramente, serio, 1000 gemme. Cioè, ne ho 3000, ma sai quanti livelli ho fatto? 1000 gemme per liberare la creatura. Non se ne parla. Molto bene, mi stavo divertendo a punzecchiarlo con un bastone, comunque. Oddio, e beh, in questo caso, diciamo che mi hai fatto già venire più voglia di liberarlo, perché in quanto incazzato, potrebbe, non lo so, farti del male, quindi speriamo che sia un investimento sensato. Cioè, guarda, pagherei 1000 gemme solo per vederti picchiare, dai. Dove trovi tutti questi soldi, Spiro? Non crescono mica sugli alberi, non è vero? Ma beh, insomma... Che mi frega, ora sono miei. Ora sono miei. Paga! Manu, puoi trovare il link di Discord nella descrizione dei miei video. E comunque è discord.gg/acegamer. Tutto attaccato, ovviamente. Allora, abbiamo pagato 1000 gemme per liberare lo Yeti. Un orso infido e disonesto. Prima boccata rinfrescante di libertà. Con l'umiltà di un passero ferito, mi inginocchio dinanzi al mio nobile salvatore. Inginocchiati, schiavo. È una cosa da gente, amico. Sì, dopo tutto sono stato io a liberarti. Ma tu spacciato, avaro, biforcuto, disonesto orso. Un attimo. Ecco, Lance. Ancora uno, forse? Almeno. Ti prego di concedermi il supremo onore di una tua visita nel prossimo futuro. Sì. Ci sta. Mamma mia, ragazzi. Benvenuto a Sai Judas Metal nell'esercito degli Ace Gamer. Nuovo sponsor, grazie mille. Molto gentile da parte tua. Che bello. Un altro ancora. Cioè, tutti questi sponsor. Io veramente sono stato inondato stasera. Avamposto di Bentley. Sì, facciamo questa. Dove giocheremo esclusivamente nei panni dello Yeti. O quello che è. Insomma. Tambacavallo, grazie dei 5 euro. Seguimi su Tambacavallo. Sarò, guarda, felice sponsorizzazione fiera. Ma prima devo occuparmi del mio giovane consanguineo. Temo che si sia messo nei guai durante la mia assenza. E allora facciamolo. Schiacciamo un po' di gente. Allora, questo personaggio è lento ma forte. Dance. Arriva. Ehi, fratello. Sarebbe veramente fantastico se distruggessi quel macigno. Un bel colpo. Ma che hai detto? Io distruggerò te. Lance. Hai osato guardarmi male, Lance?
Madonna, guarda che fiero. Salta come... No, il salto è un po' più alto rispetto a quello di Serious Sam 3, però più o meno siamo lì. Che dici? Grazie Sai Judas per la sponsorizzazione, vai già in chat, fiero. Cosa ne pensi di Gomorra? Penso che sia una serie recitata così male che è doloroso da vedere. Come tutti i telefilm recenti made in Italy. È triste. Grazie Erbecello, sì, per i 5 euro. Erbecello su Insta. Ma Instagram fa schifo, è come... È uno dei siti più infimi. Solo Facebook è peggio. Ah, qui mi sa che devi far scendere il coso di... Il ghiaccio qua, che fa da ponte. Eh sì. Là sopra ancora non ci posso andare, devo fare il giro. Ah, che mi dici? Se usi la rotazione per far deviare la palla di neve sul gong, scommetto che potremo far crollare il tetto. Ah già, facile. Oh, tira per bene però. Oh, madonna che bastarda. Ah, meno male. La spacchiamo l'uovo. Non si spacca, è indistruttibile, dai. È indistruttibile. Ora si sponsorizzano tutti Instagram, bella, eh. Bella roba. Qua, tutti. Ma quanta gente usa Instagram? Ma è brutto. Ma è come quando dico che il calcio è brutto, non mi si caga nessuno. No, non è vero, perché Zeb non capisce, è bello. Instagram è bello, perché io devo far vedere alla gente foto che nessuno guarderà perché a nessuno frega. Però, insomma, seguitemi lo stesso, perché... Vabbè, grazie Madid per i 5, anzi 6 euro. Grazie Zinoci. A me che mi frega, ora sono miei. Sì. Hai visto? Perché quello è un orso avido, non un maiale avido, un orso avido. Sì, ma poi vedrò di farmi restituire quanto dovuto, perché sennò qua... Rompiamo questi cosi, questi totem, che stanno sempre, sempre i tesori in cima. Ma se una gemma casca di sotto, come fai? Non può cascare di sotto, però ti immagini casca di sotto. Dopo non puoi più fare il 100%. Ah, già. Ora spuntano pure i nemici in cima ai totem. Crepa. Posso dire che sono diventato fiero grazie a Zeb. Bene, la cosa mi fa piacere. Grazie. Private Generator, grazie dei 5 euro. Private Generator su Telegram. Madonna, tutti, oh, tutti su Telegram. Ormai non lo dico più che è un sito brutto, l'avete già capito. Però comunque, gentili sono gentili, perché, oh, 5 euro, nel senso, hai detto poco. Mamma mia, se non fossi così lento, sarebbe anche bello come personaggio, però, effettivamente. 3 ore per fare 2 metri. Ah, qui c'è di nuovo il gong, giusto. Dai, tira. Ah, devo fare il giro qua? Aspetta. Sì, devo fare il giro. Oddio, non salta manco questo centimetro. Ma che devo fare? Ah, devi tirarmi la palla, sì. Un altro gong! Sì, devi tirare. Giusto. Boom! Si crea un ponte così. Grazie Luca per l'euro, perché sono un tacchino. Che c'entra un tacchino? Comunque, vedi di finire Spyro oggi, che è un gioco bello fiero. Oh, ci provo. Concesso punto abilità, solo perché ho buttato di sotto la cassa. Questa non me la ricordavo, per dire. Un altro uovo. Bene. Mancano poche uova, comunque, dai.
Tzu era fiero, lo so, ma l'hanno chiuso purtroppo. Io infatti sono tornato per un po', ero tornato, ora non più, ero ho tornato su Facebook, non perché ci ho ripensato, ma perché Tzu l'hanno chiuso. Perché se no rimanevo su Tzu e basta, non sarei tornato assolutamente. Tzu è stato gestito male, a mio avviso hanno chiuso perché c'era troppa violazione del copyright. E siccome lì si monetizzavano i post, la gente monetizzava contenuti di cui non deteneva i diritti, quindi non più foto personali, ma magari clip da film protetti da copyright e quant'altro. Quindi era diventato insostenibile per via di pochi stronzi, insomma. Peccato, perché il sistema in sé non era ottimo, di più aveva grandissimissimo potenziale. Come avete visto in un video di qualche anno fa, ho avuto modo di incontrare uno dei fondatori di Tzu di persona, abbiamo discusso sul sito, eccetera, ma purtroppo per via di questo problema del copyright è andato male. Peccato, veramente peccato, che lì c'era veramente da fare un sito come si deve, che ricompensava effettivamente le persone che creavano contenuti, ma non è stata controllabile la cosa, cioè non riuscivano a tenere sotto controllo perché c'erano più di 5 milioni di utenti. Lo staff era quello, quindi che fa? Diventa un casino. Riusciamo a prendere tutte le gemme sto giro? Speriamo. Dai, cosa manca? Ah, ok. Aspetta, mi sa che lì devo saltare, eh. Mi sa. Penso. Vai, bene. Uno e due. Ok, devo far fuori ancora questi due totem e poi abbiamo fatto, eh. Gabriel, grazie di nuovo per l'ennesima volta. Nonna cara, stasera proprio sbozzi, eh. Ma Zeb, saga preferita. Saga preferita. Ma io, tenendo conto che non gioco a troppi giochi, ma per saga intendi per forza trilogie, perché ci sono anche giochi tipo Medieval, ha due capitoli, solo l'uno e il due, eppure mi piace un sacco, non lo so. Medieval. Grazie, mi piace un fratello. Sacco, ma pure Spyro, un regalino, pure per Spyro. Di pietre. Siamo lì, eh. Paga, dai, anche questo livello l'abbiamo completato. Abbiamo preso tutte le gemme? Non ho visto, mi sa di sì. Aspetta, ora dovrebbe dire livello completato. Sì, 600 su 600, ottimo. Vai, bene. Eh? 600 gemme pulite sto giro, ragazzi. Bene. Sardo Gen, grazie di nuovo per i 2 euro. Anzi, questa è la prima donazione. Se ho sbagliato io. Un altro filmato. Cioè, da notare l'intelligenza. E in galera. Buttare via la chiave. È stato rapito Hunter. Ora gli fanno gli esperimenti. Comunque Sardogena ha scritto: sera Zeb, bella live su Twitch. Rimaneva molto scura però. Bad survivors, very bad. Eh sì, devo regolare bene. Mi sa che tornerò ad usare XSplit per le live su Twitch. Attualmente sto usando XSplit per questa live qua. Credo che userò XSplit anche per Twitch, perché vedo che le live con OBS per un motivo o l'altro escono di merda. Mi spiace. Di merda, insomma, era un po' scuro. Comunque, ah, giusto, ti ringrazio Sardogen anche perché mi hai ricordato una cosa importante da dire, ovvero per gli amanti di DBD, so che non tutti amano DBD, però una bella fetta del mio pubblico sì. Allora, per chi segue DBD, io ogni settimana occasionalmente faccio degli stream, delle live su Twitch, sul canale Zeb89 Twitch, quindi ripetendo. Queste live però sono in lingua inglese. Qualcuno dirà: no cazzo, li voglio fare in inglese sia per sperimentare, perché è un sito che comunque non mi conosce, perché vorrei farmi un pochino conoscere all'estero, almeno per DBD, ma non perché mi voglio spostare, anzi non mi voglio spostare, anzi vi dirò di più, non sono neanche attualmente interessata alla partner, ma streamo tanto per scialla, perché comunque DBD è un gioco che frequento anche nel mio tempo libero, quindi giusto per non giocare da solo, gioco a DPD ogni tanto in Twitch, in live, in inglese, ok? Quindi consideratelo come una sorta di cosa extra che faccio, che non va a sostituire niente che faccio attualmente. Quindi non ci saranno meno video, non ci saranno meno live qua. È una cosa in più che farò ogni tanto, tipo 2 volte o forse 3 volte a settimana, ma forse 2, non lo so. Quindi mettete il follow se volete essere informati quando vado live lì.
Allora, qua in futuro appaiono i livelli di Sparks, che sono davvero una manna dal cielo, perché oltre a darti le uova ti sbloccano delle abilità speciali per Sparks, ovvero la libellula, no? Per esempio c'è un'abilità essenziale che ti punta, che fa sì che Sparks punti verso le gemme più vicine a te, ed è essenziale per trovare quelle gemme rimaste che non sai dove stanno in pratica. Aspetta, recuperiamo quell'uovo là, che molto utile. Quindi dopo, ragazzi, non so se è questa live o se è nella prossima, faremo anche i livelli di Sparks. No, i soli! Ok, ho detto tutto, sì. Grazie Sard Gen per avermelo ricordato. Infatti su Twitch siamo una cinquantina in live e siamo troppo pochi, ma non c'è problema. Ma ripeto, sono delle live scialla, non sono delle live con delle pretese di arrivare per forza a certi numeri, perché sono degli extra che faccio veramente per divertirmi un po', così, e per tastare un po' le acque, sperimentare, perché mi piace come creatore, come streamer anche ormai a questo punto, mi piace provare cose nuove. È divertente, ripeto, io di BD comunque ci gioco per i cavoli mia, quindi tanto vale streamare quando voglia. Ciao Spiro, questo potenziamento ti rende... So già quello che fa, l'ho usato poco fa, cioè insegna il culo a cagare. Qua c'è un altro uovo, sì, c'è un altro uovo da prendere. Madonna, ma sto prendendo uova alla velocità della luce. E col cappellino, che è il draghetto camionista. 77? Ottimo. Madonna. Bene, bene, bene. C'è un altro qua su, eh. Due vite extra, due. No, non cadere in acqua, per favore, che non mi va di tuffarmi. Dobbiamo salire qua e planare, mi pare, da qualche parte, eh. Intanto prendiamo questa roba qua. O sbaglio, era qua su? No, era qua su, era qua su. Grazie di nuovo Kiwi per la donazione. Zeb, su, era un'idea carina, ma la gente non aveva capito proprio un cazzo di come si usasse su. La gente comune voleva fare i big money e si lamentava se non guadagnava un cazzo. Ritardati, insomma. Eh sì, Kimi, perché... Kimi, tu l'hai capito, ma lo dico per gli altri, non per te. Allora, se tu posti una cosa e fa 10 view, perché dovresti essere pagato tanto? Cioè, già tanto che ti danno un centesimo, perché tu hai fatto X view. Cioè, tu puoi pretendere solo se fai. Cioè, non è che... Ah, mi sono iscritto a Zu, dove sono i miei 100 euro al mese? Ma come non me li vuoi dare? Ho pubblicato un post, paga. È come se uno dicesse: ho creato un video su YouTube e ho abilitato la monetizzazione, dove sono i miei 1000 euro? Cioè, devi avere le view. Non è che è il sito che fa schifo, sei tu che non hai le view. Eppure, come ha detto Kimi, c'è gente... C'è stata molta gente: ma Zeb, sei una merda, perché mi sono iscritto, ho postato 10 volte e ho guadagnato 30 centesimi. Ma sono tanti 30 centesimi, ma se non ti si incura nessuno, è già tanto che hai guadagnato un centesimo. Perché Facebook quanto ti ha dato? Quanto ti ha dato? Zero. Anzi, c'è pure la pubblicità e non guadagni nulla, quindi... Cioè, la gente veramente non è ritardata, è di più. Cioè, sembra che non capisca proprio un ceppo di nulla. Andiamo qua, va, se no veramente mi girano. Perché questi discorsi mi stanno sulle sfere, cioè... Su fa schifo perché non guadagno 200 euro al mese come Zeb su Su. Io ci guadagnavo 200 euro al mese, 300. Al mese! Postando 10-15 post al mese. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. È una cosa... I perfidi maghi gatto di Felinia hanno attaccato il nostro castello e catturato la... Va bene, non ti preoccupare, mi metto subito all'opera. Lo obbligheranno a sposare il principe Azrael. Ma che è islamico? È islamico! Costringe, obbligheranno a sposare... Devi fare mens solo con me e con nessun altro. Non è giusto, hai capito? C'è Rhino Hood. Vai, iniziamo questa nuova avventura. Oh! Sta calmola. Cos'era, uno spiedino? Una lancia deformata aveva. Questo livello è simile ad un livello di Spyro 1, molto simile. Vabbè, non come livello, ma come tema intendo. Il livello è diverso. Ci sono i maghi che ti spostano le robe. L'idea è sempre quella, però ovviamente il layout è totalmente diverso. Sbrigati Spiro, se non andiamo subito al castello, la principessa dovrà sposare... Ho capito, l'ha appena detto, cioè... Sono mica scemo.
No! Brutto baccherozzo! Ti immagini un cinese va da quel gatto? Allora, io avrei problemino? Puoi usare tua magia sul mio caso? C'è un problemino? Questa era cattiva. Dai! Madonna, sono veramente via. No, non spara! Allora, Bruno Strati, grazie mille per la tua panza, anzi per la tua donazione. Nice, ti do il pane marcio e io rubo dai cinesi vicino a casa tua. Oddio, coincidenze? Io non credo. No, poveri cinesi, è una battuta, cioè dai ragazzi, luoghi comuni. Non è il caso di prendersene. Allora, questo cosa fa? Fa sdrubale? Madonna, ritenta. No, bisogna pagare. Ti pigliasse un debito. Zeb, tra tutti quali livelli preferisci? Allora, io... Guarda, mi piace un sacco il tema di quel livello nell'ultimo mondo, nel quarto, mi pare. Con i cristalli, dove stanno i maghi grassi che sembrano dei maialini. Quel livello mi piace un sacco, davvero. Non so, ha un certo tocco magico che è intrigante. E mi piace in generale il level design dell'ultimo mondo. Mi piace un sacco perché ha delle cascate viola. Infatti l'ho messo anche come sottofondo, come miniatura a questo video. Veramente quei due livelli hanno qualcosa di... Bene, che mi piace. È il tuo giorno fortunato. Io e i maghi abbiamo concluso un affaruccio. Devi solo pagare un piccolo pegno. Solo? Solo? Schifoso! Cioè, per alzare 5 scalini devi pagare. Ora, se mi chiedi 1000, guarda, ti butto giù di lì, Ti butto giù di lì. 600 per alzare gli scalini. Oddio, ma se metto in sedia a rotelle, c'è qualche sconto? C'è qualche... Non lo so, qualche sgravo? Non lo so, ragazzi, 600 gemme. Porco il clero! Hai scelto saggiamente, Spiro. Dirò ma ai dove? Maghi di alzare gli scalini immediatamente. Io dirò ai maghi qualcos'altro, Dirò ai maghi qualcosa che non posso neanche ripetere in live, cioè fai conto. Allora, là ancora la cassa non la posso rompere. Ah, comunque devi andare a tempo, Cioè, nel senso, non è che... No, oddio, a pelo! No, no, eri no. Giubi, grazie dei 5 euro. Gentilissimo, gentilissima. Ciao Zeb. No, non spara. Vai di sotto. Ne buttati nel secchio. Ma non ho vita. Aspetta che lì c'è un uovo, Ora leggo la donazione. Ciao Zeb, puoi salutare il mio ragazzo. È uno youtuber che ti stima molto. Si chiama Revea Revealed. Un saluto a Revealed da parte mia. Grazie mille per la donazione. Mi fa piacere. Grazie Giubi. Allora, io vorrei però recuperare questa vita che ho perso, perché sennò muoio. Anche perché è sgradevole raccogliere i tesori senza l'aiuto di Sparks. Intanto spacchiamo la cassa là sotto. Prendiamo queste gemme. Vedi, le devi toccare proprio, perché normalmente Sparks ti aiuta a raccogliere le gemme, ti agevola, invece così, siccome non c'è, devi romperti le sfere così. Crepa, mori! Crepa. Madonna, com'è morto. Allora, devo planare là, sì. Dai, dai, no! Vabbè. Amen. Dov'è la vita? Non è che c'è un po' di vita qua giù? No, no, c'è niente. Fraga, devi pagare che sei un maiale. Devi pagare che sei un maiale. È quello che pretendeva la Telecom fino a poco tempo fa. Devi pagare Dio! Ecco, stavo per fare una rima che non posso fare. Devi pagare Dio. Veramente. Lasciamo stare. Devo andare lassù. Ci sono un po' di gemme. Mi sa. Aspetta, non è che devo arrivare fino in fondo a quel corridoio dove stavo prima lì nella grotta. Mi sa proprio che è così. Non cadere stavolta, però.
Madonna. Madonna, quante donazioni, oddio. Oddio. Mattia, minutelli. Minutelli. Aspetta due minutelli, se no, no, scherzo. Aspetta, qui c'è un brutto. No, qui c'è da fare il giro. Mi sa proprio di sì. Ciao Zeb, ti seguo da tantissimo e la settimana prossima diventerò sponsor, ma grazie! Puoi dedicarmi un... Nice! Grazie mille per il pensiero, Mattia, e grazie per lo sponsor, quando lo farai, se lo vorrai fare. Allora, io da qui non ci arrivo, no? Ma devo arrivare preciso. A pelo, malapena. No, ne. Oh, Dio, è arrivata una super donazione da parte di Leo, grazie dei 20 euro, Leo, grazie mille per i 20 euro. Ciao Zeb, ultimamente i problemi del passato si fanno sentire anche adesso. Meno male che mi strappi qualche risata, grazie Zeb, ma grazie a te. Ma la vita è così, ci sono delle cose che man mano se ne vanno a fanculo, altre che si ripresentano, lo so, non è mai gradevole come cosa. Però una cosa è certa, non devi mai pensare di essere solo. Cioè, se, allora lì non ci devo andare. No, grazie per i 20 euro, gentilissimo da parte tua. No, perché sono arrivati anche altri. Bruno Strati, sì, poi c'è... Ah, Gabriel, grazie per l'euro, ma quanto fiero quando parli in inglese speech. Nel mio inglese è discreto, cioè nel senso non ho... Non lo uso spesso per ovvi motivi, perché con chi lo parlo? Con mia madre ogni tanto, cioè con mia madre parlo inglese, ma non è che la vedo ogni giorno. Poi dopo, tra lei, in Italia l'inglese non lo mastica quasi nessuno, e se lo masticano, lo masticano male, cioè fino a un certo punto, quindi utilizzandolo poco, comunque è un inglese di livello elevato, insomma, rispetto alla media italiana sicuramente. Poi dopo... Lo shish, insomma, cioè, considerando che il nostro ex presidente del consiglio aveva un inglese marcio, il mio d'inglese è da, non lo so, da 10 su 10, in confronto, dico, in confronto. Oh no, stava per buttarmi di sotto, stava per madonna cara buttarmi nel secchio. Arunzi. No, allora sei un... Guarda, ci sarebbe un giapponese che sarebbe anche interessato nei tuoi servizi, Te lo consiglio, sarebbe anche disposto a pagare. Vai, bene. Bene, ragazzi. Ah, questa è la sfida del fagiolino magico. Le leggende raccontano che c'è un'oca d'oro in cima alla montagna. Voglio essere il primo ad arrivare in cima, così posso prenderla. Mamma mia, che faccia. Sembra un manichino. Ho appena comprato dei super semi a crescita ultra rapida da un orso con un sacco pieno di gemme. Paga! Ma non riesco a farci nulla. Perché è una truffa. Puoi prenderne un paio se ti va. È una truffa, può essere che sia una truffa. No, questa comunque, questo tipo è un percorso ad enigmi e devi... L'obiettivo è salire in cima, in cima, in cima. Quindi vedi, qua c'è la montagna e devi arrivare proprio in cima usando i fagiolini magici. Aspetta, ho sbagliato, prima devo andare lassù. C'è il funghetto, questo mi sa che fa spawnare il fiore invece. Eh sì, vedi, quindi fai così. Lo devi utilizzare per planare, questo ti fa saltare. Ma ci arrivi, ma... Per un pelo di culo proprio, una cosa impressionante. Dash 93, grazie di nuovo, Zeb, curiosità. Aspetta che arrivo qua. Vediamo la curiosità. Non ti sembra che ormai oggi... No, ormai ogni coglione voglia fare lo youtuber, copiandosi spudoratamente a vicenda. Sì, perché secondo molti fare lo youtuber è un privilegio. Cioè, nel senso che molti vedono questa cosa di fare video e live come... un modo per non lavorare, o comunque un modo facile di lavorare, della serie, ma che ci vuole, faccio anch'io,
per carità, copio uno e siccome io posso fare la stessa cosa, anche io guadagno. No, poi lo vanno a fare, non ci riescono, comunque non riescono ad essere seguiti. E poi dicono che c'è il complotto, dicono che il sito non funziona, dicono che gli altri sono dei raccomandati, che grazie al manager sono cresciuti e loro sono dei geni incompresi, tutto così. Ma perché la realtà dei fatti è che lo youtuber è uno dei lavori... Ora, dire che sia uno dei lavori più difficili non sarebbe vero, però non è perché la gente non è che ti segue per farti un favore, la gente ti segue se si diverte, non è che ti segui perché, poverino, seguiamolo, no, cioè la gente si... Madonna... La gente ti segue... Ormai come faccio a fare un discorso con questo... Dicevo, la gente ti segue perché fornisci divertimento o informazione. Puttana qualcuno. Cioè, ci sono dei motivi. Madonna, salici! Perché? Aspetta, ma non è che qua dietro c'è la Madonna che... No. Ma, scusa, sto sbagliando salto. Mi sa che sto sbagliando salto. Madonna. Ora faccio come il toscano lì, com'era? Il macellaio che fa Madonna. Aspetta, uno. No, ma perché mi va? Mi manda avanti. Non riesco a fare due salti sul punto. Sto sbagliando il tempismo. Oh. Allora, Dio mio, no, ma fai cazzare sta parte. E ora? No, mi dici che devo scendere. Ti piace un arabo in casa a caso? Come faccio ad andare lì? Tu zia. No, aspetta. Ah, aspetta, no, non l'avevo capito. Ah, ok, no, falso allarme. E ora devo rifare sto salto? Dai! Dio, buono! Accidenti a tutto quello che esiste! Oh, certo! No, ma a volte lo fa per bene, a volte lo fa per male. Perché? No, scusate che... Se sto... Vai! Oh, così. Bene. Non pensavo di avere un altro seme, capito? Per quello sono sceso. Ho sbagliato. Dai, prendi il seme là. No, perché poi mi distrago, capito? Mattia Minutelli, grazie di nuovo. Forse non vedrai il mio messaggio, ma ti posso chiedere un... Merz? Beh, certo che ormai siamo qui, grazie. La settimana prossima divento sponsor. Non c'è problema, anche se non diventi non... Però mi fa molto piacere, sappilo. Allora, questo bisogna mandarlo su. Mi sa che... Mi sa che questo lo devo buttare qua sopra. Ma non ci arriva. Non so se ci arriva. No, non ci arriva. No, devo far così. È l'unica, ragazzi, è l'unica. Eh sì, è l'unica. Grazie di nuovo, Giubi. Altri 5, ma stai scherzando? Oh, meno male, al primo colpo. Si sente... Mi scrive, grazie, si sente realizzato. Ora, è impazzito completamente. Ha fatto il tifoso. Sei un grande, Zeb, nice. Dovresti consigliarti di fare sto gioco, è figo. No, sto gioco è, guarda. No, questo è uno dei migliori, Su PS1, insieme a Crash e Medieval. Cioè, se proprio dobbiamo... Cioè, poi c'è, ovviamente, c'è Metal Gear, c'è Resident Evil, non voglio sminuire, però, insomma, questi giochi sono migliori. Dici? Secondo me è stato deposto, volevo dire, da un drago, poi non lo so. Paga! Questo è il primo uovo, poi te ne da un altro, perché il percorso ancora non è finito. Siamo arrivati a metà strada di questa sezione. Sei stato bravissimo fino ad ora, perché non prendi altri due semi? Però meglio abbondare che difettare, come diceva la mia ex professoressa di storia. Era di storia, sì. Meglio abbondare che difettare. Ma vattela a stroncare nel culo.
Vai. Ma come, dai, oh, non fare il puttaniere. Oh. Oh. Ah, qui vabbè, una cazzata. O meglio, dovrebbe essere una gazzada. Allora, Zeb, devi bestemmiare per saltare. No, no, non ce n'è bisogno. Anche senza, secondo me ci riesco. Vai, facciamo spuntare il funghester. Oh, dai, non era difficile. Allora, aspetta, guardiamo un po' il da farsi qua. Gustavo Lagnagna, hai capito? Grazie dell'euro. Porterai Hello Neighbor. Ci sono un sacco di novità. Allora, io l'ho detto nei commenti, ho risposto anche nei commenti a qualcuno. Porterò Hello Neighbor quando verrà rilasciato, ovvero mi pare l'8 dicembre. Perché? Perché non voglio più fare le bete, voglio fare la versione ufficiale, perché tanto è quasi uguale. Sarebbe una rigurgitazione degli stessi video che ho fatto. Siccome ne ho già fatti 4, ce n'è che ne ho fatto 1, 2, ne ho fatti 4. Quindi sto aspettando la versione finale per tirare le somme. Io potrei anche fare una maxi serie, guadagnare fior di soldi. Non mi interessa, io voglio fare le cose come voglio io per bene, capito? Quindi io aspetto la versione finale. Ma ragazzi, non manca troppo, L'8 dicembre esce. A meno che quello stronzo non rimandi il tutto, perché sarebbe capace, Aspetta, qua c'è il trucchetto, Sì, qua c'è il trucchetto. Sai perché? Adesso vi faccio... Allora, devi far così. Perché qua è da cattivo signore. No, porco! Sbagliato. Perché qui ti fa sclerare se non ci pensi. Devi fare così. Perché ti serve il fungo. Il fiore, siccome non ti dà il balzino, non va bene. Devi recuperare un fungo da qua. Quindi tu vai qua, prendi questo, lo porti qua e lo sostituisci col primo fungo. No, di sotto no, se no ti sparo. Allora, devi sostituire questo fungo col fiore, in modo da avere un fungo in più, se no non puoi vincere, vedi? Perché questa parte qua la fai comunque anche senza fungo. Invece questa parte senza fungo non lo fai neanche per Gesù bambino. Quindi devi arrivare qua, metti il fungo. No, perché sennò è da porco. Già così è da porco, ma comunque, vedi, così è fattibile. Perché fungo. Poi, ma vedi, devi fare, devi planare in modo perfetto, Ma qua da bestemmia. No, dai, ce l'ho fatta, bravo. Così, no, azziconi. Sì, e vai. C'è gente che sperava che fallissi per dire dai, grassi in cazza. Finalmente. Aria oca d'oro. Puoi prendere un altro uomo. Non mi sembra proprio d'oro, però. Se il senso è quello. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzuoli. Chuck chi è? Chuck Norris. Allora, The Rio Bradley, bentornato e grazie dei 3 euro. Zeb, so che non c'entra col tuo canale, ma apprezzo sempre la tua opinione. Cosa ne pensi di CasaPound? Perché tu cosa ne pensi? Io CasaPound, quello che dico non mi piace. Quello che faranno non so ancora se mi piacerà o meno. Però tra tutte le forze politiche è quella che stando a quello che predica, stando a quello che predica sempre, mi piace di più. O mi fa schifo di meno, mettiamola così. Ma no, vabbè, io so che fanno delle cose per bene, però dopo che arrivi al potere le cose cambiano. Il culo si apre. So che è brutto da dire, ma io vi dico la verità, non mi fido di nessuno adesso. Quindi, nonostante sia il movimento che più ispira fiducia in teoria, sono sicuro che, insomma, non combineranno più di tanto, anche perché c'è di mezzo l'Europa. E di certo, se vinci le elezioni non vai a comandare niente. Tranquilli, pure che vincono, ma tanto prenderanno a dir tanto l'8%, poverini, ma pure se vincesse non cambierebbe nulla quasi.
Certo, sarebbe un bel segnale da parte del movimento. Insomma, farebbe capire un po' di cose, però non è che ora cambia chissà cosa. Ho appena visto il principe Astrael correre nel castello. Ho appena visto il principe Astrael. Ah sì, va bene. E allora perché mi stai facendo perdere tempo? Mi scusi, ma potrei entrare per cortesia? Posso entrare? Posso entrare? Posso entrare? Madonna! Lezzo! Oddio, ma com'è che è morto? Ma che urlo è? Ah, lascia un'altra sfida ancora, qua dietro. Lì ci devi planare dopo. Oddio! Benvenuto Moon Reader nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie mille per la sponsorizzazione. Mi fa molto piacere. Ovviamente. Grazie. Grazie, ho un sacco di sponsor stasera. Sono contento che Spyro piaccia. In effetti era da tantissimo che me lo chiedavate. Zeb, porta Spyro, porta Spyro, porta il 3, porta il 3. Oh, ora lo porto. Dobbiamo sconfiggere la maga qua in questa live, eh. Siamo a 80, 82 uova, 100 si sfida la maga, eh. Attenzione. Io voglio bere birra, hai qualche problema? Cosa hai detto? Adesso non si può comprare birra dopo 9 di sera? E allora io ti spacco naso, eh? Prendo corna, metto in occhi, eh? Stai attento, stai attento. No, però a parte gli scherzi, ad Arezzo hanno deciso, siccome due stronzi di merda si sono ubriacati una volta, allora nessuna attività può vendere alcolici dopo, non so, le 9:30. Ma stiamo scherzando? Ma non è che ci devono rimettere tutti per due grulli? Ma io veramente non so come ragiona sto mondo. Ciao Spiro, il principe Azrael non è incantevole? Le altre mica tanto. Ci lasciano sposare. Un po' bassino. Abbiamo intenzione di fuggire insieme. Ah sì? A proposito, i soldi ce l'avete? Dice che puoi avere quest'uovo se non sveglia nessuno la nostra destinazione. Ma scusa, Azrael non parla proprio, parli solo tu, che è muto. Vabbè, dammi l'uovo, levatevi dalle palle. L'importante è che sganciate per chi voglia andare avanti. Vai, ottimo. E se ne vanno. Che romantici che sono. E scompaiono. Puff. Recuperiamo quelle vite laggiù. Anzi, prima. Eh sì, dobbiamo planare là. Planiamo là, va. Andiamo a fare quella sfida che ci manca. No, non si fa così. Comunque Dash 93, sono d'accordo. A me piacerebbe giocare per prendere soldi, ma devi essere portato, io non lo sono. E poi devo lavorare per mantenere la famiglia. Comunque ti saluto, che il lavoro chiama. Buona continuazione, ci sentiamo domenica prossima. Grazie mille per il pensiero, per le donazioni. E ci becchiamo la prossima allora. Sì, ma io dico, no. Ragazzi, a me è capitato di sentire diverse persone dire: io lo youtuber non lo farei mai, perché a parte il fatto di non essere in grado di farlo, ma proprio non mi piacerebbe, perché non riuscirei a sottopormi ai commenti, la gente che magari ogni tanto insulta, o la pressione di dover pensare a nuove idee per fare i video. Perché semplicemente YouTube non è per tutti, ma non perché è privilegiato necessariamente, ma proprio perché occorre essere in un certo modo, devi essere creativo, devi sapere quello che il pubblico vuole vedere, devi saper fare, in poche parole. Quindi non è facile come alcuni sostengono. Cosa ci vuole? Ti metti lì, monti due video e hai fatto. Se fai così non ti segue nessuno. Appuntamento. Sì, allora, oddio, con la fata. No, ho capito, non è vero. No, ma che dici? Una violazione del protocollo militare o qualcosa? Invece sì, invece ho paura proprio di sì. Perché mi guardi in quel modo? Perché sei un manzino. Mamma mia, hai capito il sergente Baird cosa combina alle nostre spalle? Lasuni. Eh sì, questa è una sfida da fare con questo personaggio. Devo far fuori delle streghe gatto. Non ricordo male, vero? Dove sei stato, James? Dovevamo incontrarci. Oddio, è lei. Un'ora fa. E non, oddio, dire di nuovo, manza. Questioni di sicurezza nazionale. Credo che comunque non importi. Il tempio è pieno di pericolose streghe gatto. Dovremmo semplicemente cancellare il nostro appuntamento? No. Non voglio affrontare le streghe? No, io affronterò le streghe. Per un manz farei di tutto.
Per un manz farei di tutto, anche perdere la stima di me stesso. Allora, inizia facile, piuttosto facile. Poi dopo, per terra diventa lava. No, ti piace un crampo. Così quei lanciamissili non sono solo una decorazione. Beh, pensavi. Se la tua precisione superi la tua puntualità, ci sono ancora molte streghe nel tempio. Eh sì, ci sono tipo tre round, se non vado errato. Non sono, no, sono tre. Tre ondate di streghe, 10 stavolta. Ma la vita, vedi, non ti si recupera, quindi devi stare attento a non farti colpire. No, pezzente. Pezzente, vai, 6. E ripezzente. Dai, 3. Vai. No, vai. Ultimo stronzo. Vai. Devo ammetterlo, James, sono stupita. Ah, sì? Allora, Manz. Vedi, diventa acido, non lava, ma comunque ti fai male se scendi. Altre 10. No, ora spara. Pezzo di merda. No, ora si muore. No. Non da capo. Mi sa che da capo, eh. Eh sì, questa non è facile. Cioè, non è neanche difficile, però. Praticamente l'ultima parte devi continuare a sparare dove ci sono le sbarre, dove escono, in modo che li ammazzi appena escono. Vedi così, tipo, vedi così. Come non sto facendo io, tipo. Che li sto mancando tutti. Madonna, che palle. E mi faccio colpire. Oh, ma non va a segno il colpo. Che palle. Così quei lanciami. Non è troppo facile questa, eh. Moon Reader, grazie dell'euro. Tra quei due stronzi c'era il lucertola. Che vuol dire? No! Per poco. Bene, 2 in un colpo. Dai, come ho fatto a mancarlo lì? Dai. Ma ormai sono morto, dai. Ma dov'è l'altra strega? Devo ammetterlo. Ma ora crepo, sono senza vita. Pino Ferro, grazie dell'euro. Puoi salutarmi? Comunque, che ne pensi della trilogia di Legend of Spyro? Ma quelli sono i remake brutti, no? Quelli PS2 io non li posso vedere. No. Sì, ma come fai a scansarlo? Come fai a scansarlo? Devo là in su? Non devo farmi colpire dai primi... Dove dai primi stato, colpi. Dalle prime ondate. Oh, mori. Oh, ma non muore, manco se... No, non muore, quando non muore, non muore. No, è difficile questa, è più difficile della media. Brutto lui. Dai, e beccalo, madonna. Non so se c'è un trucco. Tipo, se io cammino così. Ah, forse camminando. Ma all'ultimo round non puoi camminare, quindi. Volevi camminare. Perché infatti è più facile così. Mica tanto. Oh, madonna, non gira più di un tot, non puoi girare. Ti devi riposizionare. Non muore.
Non muore, non muore. Ma perché non muore? Sto perdendo più vite del normale qua. Ma perché non muore, madonna, sti colpi? Insomma, mirare col joystick è la cosa più brutta del mondo, tipo. Non devo farmi colpire durante la prima ondata, ma proprio no. Dai, ora si vince. Dai, ora si vince. Vai. No, non mi ha preso. Ok, non mi ha preso. Seconda ondata e non mi hanno preso, dai. Ma uno l'ho preso, bene. Devo farmi colpire. Dai, no. Oh, non spara dritto. Non spara dritto. Non spara dritto, no. Ora qua è impossibile. E non muore. Vabbè, tre l'ho presi lì, ma... Dio buono! Dio buono! È impossibile! Ta e ta! Rarinza ha fatto, su e giù! Qualcuno ha dei consigli? Dove sei stato, Jay? Qualcuno ha dei consigli? Non lo so! Dio buono! Ma perché è così difficile? Sto gioco non è difficile. Non troppo, almeno, ma... Ma qua, oh! Madonna, che palle. Mamma mia. Ma più che altro irritante proprio, Madonna, se mi colpiva lì, guarda. Devo arrivare sano al terzo. Devo arrivare sano al terzo. Moon Reader, grazie per l'euro. Puoi dire a Mark che è un lezzo. Mark, sei un lezzo. Un lezzo, come questo livello. Sei un lezzo, Mark. Un lezzo, sei un lezzo, un lezzo, un lezzo. Madonna. Niente, niente, niente. E scende pure. Oh, madonna. Niente, niente. Ma se spacco le finestre non è che mi dà lo skill point. Eh sì, mi ricordavo bene. Vabbè, almeno una vita extra. Oddio, con lo skill point mi sono guarito. Che culo. Che culo. No, ora devo vincere per forza. Spensa, no? No, no. Meno male che esiste lo skill point. Madonna. Oh, si è lodato Germano Mosconi sottoterra. Dai, dammi stuovo, levati dalle palle. Oddio, finalmente. Oddio. No, questa non era facilissima, Non era facilissima, no, perché ho preso lo skill point, ma se no, Tipo L, grazie dei 2 euro, ciao Zeb. E se portassi Metal Gear, secondo me, il miglior gioco per PS1. Buona live. Sì, solo che non è il mio... Non è il mio preferito personale, però c'è da riconoscere che è un bel gioco. Solo che io non ci so giocare. Fallirei a ripetizione. Guarda, se mi volete vedere sclerare... Quasi quasi lo faccio insieme a Cristina, che mi dice cosa fare, perché non so come cazzo andare avanti. Lei sì. Io proprio le ore da serie. E ora? E ora che faccio? E ora? E mi manda a fanculo poi. Cioè, proprio dalla serie non sai fare un cazzo di nulla. No, bravo, così. Allora, prendiamo queste gemme qua. Dov'è che me le ha sganciate? Ma dov'è che me l'ha sganciato?
Dai, disgraziato lui, dov'è che me l'ha sganciate le gemme? Una volta prese queste gemme possiamo già andare via dalle palle comunque. Non come via, cioè via nel senso direzione. Allora qua. Dove l'ha messo? Madonna che par di palle. Qua. Vabbè, prendiamo i cosi, le vite. Dov'è la vita? Maledetti. Vabbè, il coso, che vita, gemme, dove... Dov'è? Madonna, oh. Passiamo di qua. Può essere che la vedo. Palloso sto coso. Natic boy, grazie dell'euro. Natic boy, natica, sì, natica. Ah, ok, ho capito, ho capito, ho capito. Dopo aver preso quelle gemme dovrei aver finito a livello di gemme. Dovrebbe essere 100%. Ok, so dov'è. Allora. Era lì. Ok, sa che è la penultima questa. Raga Knight, bentornato, grazie dell'erro. Dovremmo riscrivere i dialoghi per questo gioco, adattarli ai tempi nostri. Dammi quest'ovo e levati dalle palle. Sì, soltanto che poi... Aspetta che non ci ho fatto caso. Dov'è che è spawnato? No, ora non so dove è spawnato. Stavo leggendo la donazione. Ah, meno male, va. Meno male. Sì, sì, se scrivevano dei dialoghi così non lo vendevano a nessuno poi. Già se c'è la parola palle, è finito. Mano, vuoi stronzum? Ancora stronzum. Oh, livello completato. Su Stronzum dovrei fare la sfida di sbloccare tutti e tre gli escape e poi sceglierne una a piacere. Quella è dura. L'altra volta c'ero quasi riuscito. Ecco, apologia con pranzo. E in galera. In galera. Ciao. Madonna. Pensavo che potessi essere affamato. Grazie. Una palla. Hai portato delle patatine? È una palla, gli ha dato una mi palla. Ma ho cercato di avvertirti. Dovevo aiutare. Toh, mangiati questa palla antistress. Proprio non capisci. Se non riportiamo subito i draghi in questo mondo, perderemo tutta la nostra magia. I draghi vivevano qui? Sì. Vivevano qui? Questo è il loro luogo natio. Ma molto tempo fa... C'è un medaglione disegnato. ...del mondo. Senza rendersi conto. Col medaglione disegnato fiero. Sembra una torta. Forse potrei convincere io. Oh, sembra veramente a mia zia, oh. Mamma mia. Gli occhi sono quelli. Madonna. Mi dispiace, non posso. Eia l'era. La palla antistress gli ha data, visto, da mangiare, fiero. L'avventura continua. Eh sì, ragazzi, continua perché ci sono anche altri mondi da fare, sempre qui. Altri livelli, mi sembra un paio, eh. Ok, allora. Qui c'è il livello del coso. Il circuito che faccio dopo perché... Adesso, ora come ora, vado un pochino di fretta. Quindi... Voglio finire i livelli proprio, voglio sbloccare le 100 uova necessarie. Devo vedere anche una cosa, quanto manca per... la mongolfiera, perché qua per passare all'ultimo reame di Spyro devi attivare la mongolfiera. Non la mongol... no, il razzo. No, la mongolfiera è il primo. Beh,
sto qui per aiutare con la missione, ma non ci capisco niente dei missili. Non ci capisco un cazzo, ti immagini? L'ho riciclato. È meglio che trovi qualcun altro che ti aiuti. Eh sì, ti immagini? Io non capisco un cazzo, ti immagini proprio. Ah, manca un livello solo, eh. Manca un livello solo, forse, o due massimo. Non lo so. Mancano 1/2 livelli, eh. Allora, c'era quello di... Questa l'abbiamo fatta? Altra... No, questa manca, questa manca. Oddio, questa è del coso, del pupazzo di neve che ti fa... Ai, ai, ai. Mi sa che è quella, eh. C'è un livello dove a un certo punto c'è un pupazzo di neve gigante che ti afferra, ti fa... Ai, ai, ai. Dove c'è anche... Ah sì, benvenuti, si fa anche... Benvenuti ghiacciati, Spiro. Eh sì, Spiro. In nome delle fate del ghiaccio voglio donarti un potere speciale che potrai usare fino a... La fiamma ghiacciata. Sì, questa è la fiamma ghiacciata, quindi invece di bruciare che ghiaccia i nemici. Qui c'è anche il round di box dove devi picchiare lo Yeti. C'è la lotta tra Yeti in pratica. E non è neanche facilissimo, eh. Quello è un po' palloso a livello di difficoltà. Carino anche sto livello. A dopo, Manu. Arinzarruzza. No. Ah, ma questi non li puoi ammazzare, giusto? Ah, questi in pratica li devi usare per planare, mi ricordo. Oh. Come si faceva qua? Ah, devi entrare qua. Un orso ci ha venduto un sistema di difesa laser per proteggerci dai Rinok, ma con queste pinne non riesco nemmeno ad accenderlo. Comunque non dovresti avere problemi. Entra. Ma come? Io ho le zampe, cosa poi ti fa pensare? Vabbè. Il tasto triangolo e tornerai fuori. Allora, in pratica devi usare la luce del sole, vedi? Scoppia! Questo non me lo ricordavo bene. Scoppia proprio. Facciamo soffrire questi qua. Chi è che faceva queste robe da piccolo con le formiche? Io no. Però gli stronzi facevano questi lavoretti qua. E le povere vittime erano le formiche. Non si fanno queste cose. Quindi, aspetta, ammazziamo questo. Ah, ma non arriva laggiù, peccato. Volevo farlo soffrire lentamente. Niente. A proposito, tra un po' soffro io lentamente, che non c'ho più HP. Grazie Natic Boy, altri 3 euro. Facciamo altri 3, se no mi sento povero. E dai. Ah, comunque grazie mille, per i 5 euro, allora. Allora. Chi è che ride? No! Dance? Qua, è rimasto congelato, là. Paralizzato. Ma può morire questo? Ovviamente può. No, no, mi ha fatto piatto. Madonna, che palle. Da qui? Oh, che palle. Vabbè, non importa, non importa. Oh, man mano che i livelli vanno avanti, sì, diventano un pochino più difficili, dai, se no... The Rio Bradley, grazie di ma... Oh, 10 euro, oh, 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 che succede? Che succede qua? Zeb, dovremmo riscrivere... No, questa è l'altra, visto che comunque manco un sacco alle tue live, stasera sono in modalità Zeb prendi i miei soldi, l'ho visto, l'ho notato. Grazie mille per questo grande sostegno. Io spero di arrivare all'obiettivo di stasera, sconfiggere il boss. Qua... No, grazie, ovviamente. Allora, laggiù, hai visto... Oh, che cacchio! Madonna! Ah, amore! Ah, ma ok, non ci avevo fatto caso. Mi sa che posso arrivare laggiù, eh. Mi sa un cazzo. No, non è così. Ma eppure, eppure. Io mi ricordo... Ma può essere che mi ricordo male, eh. Aspetta, lì si può. No, si può, si può. No, si può, eh. Se salti bene, là si... Non so se so io che ricordo male, ma mi sa che se salti bene, bene... vedi, vedi, vedi?
Vedi, puoi. Eh sì, 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 sì. No. Comunque vedi, vedi, se salti bene. Ma vabbè, senti, lo facciamo dopo, che qua sennò è da sclero. Andiamo avanti per ora, poi ci torniamo. Dai, divertiamoci tutti. Aspetta, prima vi voglio far vedere cosa succede. Lì io ed Eustachio stavamo facendo Eustachio una gara di pupazze di neve quando la maga li ha portati in vita con un incantesimo. Da allora vanno in giro a costruire muri di ghiaccio e combinano. Vabbè, senti, questo è il coso, è il pupazzo di neve di cui vi ho parlato all'inizio del livello. Se tu ti avvicini, no? Se tu ti permetti. Yeah, yeah, yeah. Ecco, via. Proprio non è permesso. Non è assolutamente permesso. Quindi devi andare qua. Pop. Yeah. Proprio yeah. Ah, qui c'è il trucchetto. Devi ghiacciarlo per arrivare qua sopra, capito? Non ricordo ora. Devi ghiacciare il povero coso. Ah, è da qua su che normalmente uno dovrebbe planare. Lì ho fatto la provata. In teoria dovresti andarci da qua su, mi sa. Madonna. Ha la voce di Bruno Vespa? Veramente? No, perché io non guardo Striscia la Notizia, cos'era? È un porta a porta. Non guardo ste puttanate, quindi io non saprei. Andiamo qua, che laggiù c'è un nuovo. Bruno Vespa. Su Striscia c'era quel cretino che imitava Bruno Vespa, io mi ricordo, l'ho visto al bar. Vai. Allora, qui ci sono altre gemme comunque da prendere, planandola. Quindi ormai che ci siamo prendiamo le gemme. Quali gemme? Queste gemme. Che se non prendi quelle gemme, aspetta. C'era un uovo laggiù. Ma non so se si prende da lì, eh. Boh. No, ma mi sa che si prende da qualche altra parte quella. Natic Boy, grazie per l'altro euro. Allora non era finita. Ah no, questa è quella di prima. Abbiamo Luca Lamarca, grazie dei 3 euro. Ma la sera Zeb, puoi dire che a Raffaele, che è un tifoso lizzo. È un tifoso? Ha pianto come Buffon, eh? Per l'esclusione dall'Italia dai mondiali, eh? Pianto? Invece di godersi questa divertentissima live, sta guardando la partita. Ah, perché c'è la partita oggi, neanche lo sapevo. Che vergogna. Grazie e buona live. Ah, io sono contento di fare le live durante le partite, così i tifosi almeno non possono seguirmi. Sono contento. Mi fa piacere che non possono seguirmi, perché se danno priorità alla partita, meglio. Sarebbe facile arrivare al tesoro se tu avessi qualcosa su cui salire. Lo so, ma infatti c'è qualcosa su cui posso salire. C'è come qualcosa su cui posso salire. Sì, è una sorta di indizio per fartelo capire. Proprio usato. Madonna, sti carboni ardenti. Di nuovo senza vita, bello. Quante uova mancano? Mi sa 2-3, mi sa, mancano. Oddio, mancano, no, altro che 3, ne mancano proprio un bordello. Mancano tutte. Ok, ok, andiamoci da fare. 85, 15 uova mancano, ragazzi, 15 uova e ce la fa Spyro ad arrivare al boss e a fargli il culo, si spera. Allora, facciamo fuori quest'altro pupazzo. Yeah! No, ti prego, non voglio morire. È il verso di un tifoso quando vede che la palla si sta avvicinando alla porta avversaria. Yeah! Yeah! Oh, dove va? Fa il furbo?
Po. Dai, sganzia. Ma non c'è un coso che mi dà la vita? Ok, qua c'è la partita di box. Prima però voglio vedere se c'è un po' di vita, dai. No, qua dovrebbe esserci. Ma qua c'è, se non vado errato, dai. No, dai, non me lo dire. Aspetta, forse è qua l'uovo? L'uovo che prima stava in alto. È da qualche parte qua. Aspetta che... No! Non scappare. Alice. Meno male. Dai, Sparks, aiutami a raccogliere questa immondizia, sennò... sennò è palloso. Oh, madonna! Quanto sei palloso! Vabbè, prima di recuperare quell'uovo, io direi di farci... Ah, qui c'è da pagare. Questa sarebbe la fine del livello, diciamo. La fine del percorso del livello. Ho preso tutto qua? No, perché non c'è spazio. Accidenti a lui. Vabbè, vediamo un po' qua. Cosa c'era da pagare? Ehi, Spiro, sei uno sportivo, vero? Come saprai, Altari Congelati è il luogo di nascita del grande sport dell'hockey col gatto. I biglietti l'hockey col gatto! Esauriti, naturalmente, ma guarda caso, ho un biglietto extra che potrei venderti per, diciamo, un prezzo simbolico. Ma simbolico? Ma che sia simbolico? Vediamo... 800! 800! Costa quasi quanto lo Yeti! Cosa? Per giocare a hockey coi gatti! 800! Forza, Spiro! Sarà una partita. Mamma mia! Infatti, ho piazzato una piccola scommessa sulla squadra dei Rinok. Pezzo di merda, te la faccio perdere la scommessa. Ora te la faccio perdere la scommessa, sacco di merda che non sei altro. E questo è l'occhi coi gatti. Ho sfidato un Rinok a una partita di hockey col gatto, ma credo di essermi slogato la pinna durante l'allenamento. Ti dispiace prendere il mio posto? Sì, mi dispiace, quindi ciao. Grande. Ma io intendevo che mi dispiaceva prendere il tuo posto. Cos'hai capito? Allora, devi spingere i gatti. Cioè, al posto del cosino c'è il gatto. Al posto della palla, del coso. Non so come si chiama. Ah, devi... Ah no, devi portare... Ah, posso congelare anche lui. Devi fare gol con i gatti in pratica, vedi? No, 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 schifo! No! No! Ti piace male. Dai! Devo fermarlo. Se non lo fermi... No, muori. Oh, no, questa non è facile. Oh, mi sta facendo il culo. Sto facendo la fine dell'Italia ai mondiali, Sto facendo la fine dell'Italia, Dio. No, 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 non puoi, è vietato. No, devi rompergli le palle, è l'unica, vedi, devi intralciarlo. Così. No, non è entrato, non ci voglio credere. No, no, non rovina, madonna. No, 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 no. No, non lo sta. Vabbè, quella là, ma non ci posso fare niente. Dai, una. No! No, 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 no. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Vincerò io. Via. Ben fatto. Bene.
credo pensavi che meriti di la coppa del campione. Oddio, per poco, ci è mancato poco. Natic Boy, ma perché dici cose? Non mantieni le promesse, non mantieni le promesse. Grazie per i 3 euro, per gli altri 3 euro, ma da cuoricino. Oh, no. Per poco, Ma che fa? Gioca ancora? Gioca per consolazione. Mamma mia. Meno male che ho vinto, perché mancava un punto, era lì, sta partita. Non ho fatto la fine dell'Italia, meglio. Grazie per l'aiuto. Grazie. Spiro. Perché non prendi questo? Oh, grazie di nuovo, Leo, per i 2 euro. Altra donazione piccola. Volevo solo che tu salutassi la mia amica Jasmine. Ah, ecco, quella del Discord. Ma sì, che la saluto volentieri. Un saluto alla nostra moderatrice Jasmine del Discord Days Gamer, che fa sempre un ottimo lavoro. Ci mancherebbe. Grazie a te. Eh sì, attenti che vi fa manza e poi vi trovate nella merda, fate i bravi nel Discord Days Gamer. Ok, quindi aprendo questa porta il livello si unisce, per modo di dire. Ora, c'è un altro uovo, quello del box. Intanto prendiamo l'uovo che sta sopra. Moon Reader. Mi è diventato di marmo quando ho saputo. Mi è diventato di marmo quando ho saputo che l'Italia aveva perso. Almeno prossima estate non si sente solo quello a giro. Tornando a noi, farai la trilogia Spyro per PS2? No, perché non mi piace la trilogia Spyro per PS2. E la PS2 proprio non mi garba. Il bello di YouTube è che puoi anche giocare a roba. No, ma proprio non mi garba, nel senso che non mi divertirebbe manco minimamente. L'ho provato, non mi dice nulla. Ok, abbiamo preso questa. Quindi mancano 2 uova, se non vado errato, che sono le uova, sì. Cattura lo Yeti, cattura. Come cattura? Lo devi battere? No, non è che c'entra catturare? Che c'entra catturare? Cattura ste palle, aspetta, ma... No, comunque è sicuramente quello del box. E sta qua. Ma abbiamo preso tutte le gemme, non mi pare. Ah, Spiro, ho ricevuto un messaggio dal mio fratellino. Sembra che abbia dei problemi con lo Yeti. Quello stupido Yeti mi ha preso la palla. Mi ha detto di restituirmela, or tu l'avresti preso a calci. Ma non mi ha ascoltato. Ok, devo combattere contro lo Yeti, vai. Diamoci dentro. No. No. Pezzo di merda. Oh, non sto andando male. Madonna. Oh. No. Fuori. Oh, ho parato. Oh madonna, e para questa. Madonna di Dio. Ma come fa? Bestia. No, per poco così. Mancava poco così. Da. E come farò a riavere la mia palla? Devi riprovare. The Unspecial 193, grazie di 2 euro. Penso avrai giocato a Super Nintendo SNES. Sarebbe bello anche vedere qualche classico console. Non ci ho giocato, ti sbagli, perché sono vecchio, sì, ma non così vecchio. Non così, madonna che... Devo capire bene i tasti. Sì, ma... ma mi colpisce di pancia, quindi. Dai, oh.
Oh madonna, quanto sei di merda. No, qua mi sa che ci stiamo fino a mezzanotte. Non è facile. È più difficile rispetto a Medieval, l'Iron Slugger. Madonna. Madonna, va sempre per la pancia. Devo pararmi sotto, così? Com'è che si fa? Aspetta, questo... Fottiti, oh! Madonna! Bene! Eh? Sciuca, mori, cadi! Busta dell'immondizia, colante! Però c'è un altro round, c'è un altro round. Gliel'hai fatta vedere, se avesse detto gliel'hai fatto vedere, invece, insomma, il gioco sarebbe diventato invendibile. Dovresti andare indietro a suonargliele ancora, fatti restituire la mia palla. Come, non te l'ha data? E allora? Vorrà dire che lo dovrò picchiare di nuovo, no, mi sa che adesso la difficoltà si alza, se non vado errato, si alza. Madonna, vai, che cazzo vuoi da me? Ma perché tira i colpi lento come la mia nonna in carriola? Non capite? Sembra stupido. No, no, c'è niente da fare. Al muro. Non toglie nulla. Oh! Madonna! Oh! Oh! Devi fare le finte, è l'unica. Fai asdivasdi. Ma c'è un altro round, Mancano due round alla fine. Stai andando benissimo! Ma che dici? Ma dove? Ma benissimo, dove lo vedi benissimo tu? Recupera pure vita. Madonna, devi solo fargli le finte e sperare di farcela così. È l'unica, se no veramente ti distrugge. Vedi, già l'ho raggiunto di vita quasi. Vai. Così. No. Madonna. Bene. Non so come ho fatto a mancarlo lì, guarda, non me lo chiedere. Madonna, oh. Madonna, ma sparati, ti devi sparare. Madonna, sacco di merda che sei. Perché siamo pari di vita? Tu mori, madonna. Mancava poco, ancora vive. Finiscilo, se non lo finisco ho perso, anche perché... Madonna, quanta vita hai recuperato. Dai che voglio vincere. Dai che mori. Oh madonna. Vabbè, basta che fai le finte. Dio. Dai un colpo. Fai conto che tutti sono contenti che sei schiattato. Non c'è una persona che non è contenta. Bene. Non è la mia palla. No, è un uovo. Bene, perché quello volevo io. Chi se ne frega della tua stupida inutile palla. Paga, così posso andarmene. Oddio.
Basta che fai ezzi vezzi vazzi vazzi e quello sbaglia. Meno male, perché guarda, se non fai così, madonna. Allora, fai vedere come siamo messi in questo livello. Mi sa che manca qualche gemma. Eh sì, manca, oddio, manca un 3 gemme. E dai, 3 gemme. E vabbè, ce ne andremo senza sapere dove sono. Che ne so dove sono. Potrebbero essere potenzialmente ovunque. Dov'è che si usciva qua? No. Me lo punto sulle chiappe quell'affare. Dov'è che devo uscire? Ah, qua. Eh sì. Entra, oh. Madonna. Oddio. Oddio. Mi sa che ci siamo, eh. È giunta l'ora di passare all'ultimo reame di Spyro. Così facendo ci scontreremo con un altro boss. C'è un altro boss. A meno che non ci sia un altro livello da fare. C'è un altro livello da fare? Sa che c'è un altro livello da fare, sì. Il missile è pronto al lancio, Spyro. No, è pronto. È pronto. Bene. Grazie Kimi di nuovo, mamma mia, Zeb, quando la fai un'altra run su Strontium? L'ultima è stata epica, madonna, è stata epica, sì. Comunque, guarda, Monte di Mezzanotte, finalmente. Lo so, te l'ho detto prima, devo fare la sfida dove finisco tutti i run. Moonreader, grazie dell'euro. Che ne pensi di Crash to Insanity? Abbastanza. Ah, incazzata. È il mostro più forte del mondo e lo manderò a distruggere tutti i draghi, persino i cuccioli appena nati. Sì, li massacrerà. Mamma mia. Li ucciderà, li spazzerà via e li farà in mille pezzettini piccoli piccoli. Oh, sì, li calpesterà, li divorerà, li sgranocchierà. Ma... un gioco così per ragazzini di questi tempi non esce, doppiato in quel modo. Gli ammazzano a pezzi proprio, anche i piccoli, proprio un po' di fuori. Fai una live su Tungulus, è una idea, solo Tungulus proprio. Che mi darà l'immortalità! Una live su Lone Leader. Cosa credevi che volessi farci con tutti quei draghi? Aprire uno zoo? Hai detto che tenerli nel nostro mondo era sufficiente. Non sapevo che bisognasse ucciderli. Dobbiamo ucciderli. Ma così almeno non si agiteranno più. Sei terribile. Non posso credere di averti ascoltata. Oddio, recitazione meno uno, eh. Stupida, mocciosa, insolente. Non riesco a credere. Mi prenderò cura di lei appena avrò finito. Mamma mia, che doppiaggio. Vediamo cosa sa fare, dai. No, io no, io non voglio diventare il mostro più forte del mondo. No, 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 non lo fare, grazie. Mamma mia, ok, terzo boss. Non mi ricordo, aspetta, terzo boss. Era un affare volante, se non ricordo male. Sembra tipo un bradipo volante deformato. Eh sì. Ma che faccia, oddio. Sembra uno Skullmonkey, è vero? Guarda, sembra un po' uno Skullmonkey la faccia. Potrebbe essere la nostra ultima possibilità, Spyro. La maga vuole usare questo mostro per distruggere tutti i suoi nemici, a partire da noi due. Tuttavia, non c'è tempo per pensare. La battaglia ci attende. Io ti assisterò rifornendoti costantemente di proiettili combustibili. Bene, ok, ho capito. Sì, perché per fare danni al boss, madonna, neanche si gira. Per fare danni al boss devi tirargli la roba che ti dà lo Yeti, se no non gli fai niente. No. Poi bombarda e tirargli i razzi. Vedi, ho tolto un pochino di vita. Prendiamo un altro razzetto. Adesso c'è lo scudo, vedi? Aspettare che lo scudo se ne va. Poi fai un... No, perché mi sono danneggiato, no?
con questo qui rosso gli spari la rafficata. Dai, siamo già a metà strada. Siamo già a metà strada, maledetto. Ma non sembra... Me lo ricordavo più difficile in realtà. Devo stare attento quando bombarda, ma per il... No, 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 questo scoppia. Questo scoppia. Ma chi è un tifoso? Oddio, era un tifoso! Con le mani... L'ha visto? Era un tifoso! Mi è venuto in mente poi perché ho visto le braccia e sì, la lì... Mancava solo la Peroni, la Dreyer, come dicono al sud, la Dreyer. È un tifoso quello. Ma... Ecco! Dai, ma come cazzo si fa? Oddio. È un tifoso esemplare quel. Dai che è morto, dai che è morto, dai che schiatta. Oddio, sparato al tifoso. Povero tifoso. Insegna agli angeli ad avere le priorità sballate. Vai! Terzo boss distrutto, easy. No, questo era easy, era più difficile il secondo, guarda. Natic Boy, di nuovo. Oh, ma grazie dell'euro. Che ne pensi di South Park? Vale la pena prenderlo? Ma secondo me no, perché poi, a parte che io non seguo proprio il cartone animato, però... Ciao, opinione mia, non è che mi interessi. Sto morendo di fame. Non abbiamo tempo, Hunter. Dobbiamo fermare la maga. Ha intenzione di uccidere tutti i cuccioli di drago. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Dovrei crederti. Oddio, Hunter è diventato furbo. Perché dovrei crederti? Stupida palla di pelo. Come posso intrappolarti facendo il No, falso allarme, falso allarme. So, voi maghi sapete essere molto furbe. Povero Hunter. Non sapevo che dovessimo fare del male ai draghi. Muoviti, non abbiamo tempo da perdere. Lo porta così a strasciconi perché è scemo, capito? Oddio, Mattia Minutelli, di nuovo grazie per l'euro. Un paio di live fa dicevi che c'era un attacco d'osso, una roba del genere. Scusa la mia ignoranza, puoi spiegarmelo? Grazie, sei un grande. Allora, praticamente gente voleva attaccarmi con degli attacchi informatici, ma non ci sono riusciti a lungo andare. Aspetta, io che... voglio aiutarti a fermare la maga. Esiste un modo per aprire il portale nascosto che conduce alla sua terra. 100 uova! Sarà necessario servirsi di una magia molto potente. Se riesci a trovare altre uova di drago, credo che la mia magia sarà abbastanza potente per aprire il portale. Verrò a trovarti quando avrai abbastanza uova, va bene? No, va bene. Allora, ne abbiamo 91, quindi ci mancano 9 uova per affrontare la maga. E questo è un bel livello, con le cascate fucsia. Un altro ladro di uova, schifoso. Comunque, gli attacchi DOS erano delle persone che cercavano di impedire che mi arrivassero le donazioni. Stavano cercando di bloccare il sito su cui la gente dona, no? Quindi ho cambiato servizio. E dopo che ho cambiato servizio, ho cambiato sito, non sono riusciti più a fare niente. In pratica è successo questo. Quindi per qualche live la gente non riusciva a donare, o riusciva a donare ma di meno, perché il sito non andava, andava a volte. Ora il problema è stato superato perché uso un sito troppo grande e quindi gli hacker, i bambini, i dossini non riescono più a buttarlo giù con i loro attacchi informatici, tutto qua, ma... Solite cose. Il Rosic si fa sempre vivo. I livelli bonus, sai, Eli-chan, sono quelli più difficili in realtà, alcuni. Soprattutto quello... La corsa con i Yeti alla fine è difficile, è abbastanza difficile. Ah!
Mamma mia, è verso. Allora, la maga, il portone, non la porta, il portone della maga è questa. Ma come vedete, per affrontarla, 100 uova. Ci siamo quasi, dai. In realtà mi sa che con due livelli già ce la facciamo, perché ogni livello ha tipo 6 uova, quanti sono, quindi con due livelli dovrei riuscire ad affrontare la maga in questa stessa live, anche perché il tempo ce l'ho, Poi però c'è un'altra porta. C'è un'altra porta molto strana che adesso vi mostro. Aspetta che... una missione speciale per Spaxi, vediamoci più tardi. Più tardi, sì, lì ci deve andare dopo. L'ho detto, per completare i run di Spaxi che ti danno dei potenziamenti per Spaxi. Tipo trovare prima le gemme, recuperare la gemma da una maggiore distanza, il teletrasporto per entrare subito instant in ogni livello. Molto utili. Utilissime, guarda, soprattutto per l'endgame. Hai visto la gemma fregarella là dietro? Madonna. Allora. Oltre a questa porta della maga, c'è un'altra porta. C'è un'altra porta, ma i requisiti sono molto più alti per accedere a quella porta. Aspetta, che mi sa che... no, ma già in questo livello ci sono delle uova, quindi recuperiamo quelle intanto. Comunque i soldi servono per l'orso, quindi questi li devo prendere comunque. Andiamo qua giù. Qua c'è un uovo. Dai, 92? Sì, 92. 94! 94. Oddio, ci siamo quasi, No, ma mi sa che basta un livello. Se trovo un altro uovo, sarebbe sufficiente poi un livello solo. Allora, la porta che volevo farvi vedere è questa qua. Ci devi planare. I requisiti sono 15.000 gemme e 149 uova. Cioè, se non hai 15.000 gemme, qua non entri. Cioè, io non ho 3.000, fai conto. Servono 15.000. 149. E questa è una porta speciale che conduce. Sapessi dove conduce quella porta. In un posto molto bello. Allora, il tesoro più o meno l'abbiamo preso, ma più o meno. Ah, lì c'è il tifoso, sì, giusto. Qui c'è la scimmia, che è l'ultimo personaggio da sbloccare, da acquistare. Andiamo qua. Cos'è laggiù? Non mi ricordo cosa c'è laggiù, sicuramente un uovo, però. Prendiamo questo. Eh sì, ragazzi, un livello solo manca, per la maga. Io direi di fare quello della scimmia. Sto facendo dei bei progressi, non me l'aspettavo. Bene bene, Spiro. Bene bene, è giunta di nuovo l'ora di pagare. Scimmia spaziale giocattolo a grandezza naturale con laser incorporato funzionante. Vorrei farla uscire in modo che tu possa giocarci. 15.000 proprio. La consideri una minaccia? Direi, è armato. Ma poi, fammi capire, è in galera armato. È come se uno mettesse uno dentro con la pistola. Che senso ha? Oddio, 1300 gemme per liberare il tifoso. Puoi tenerla. No, il tifoso non mi interessa. Non vuoi liberarla? Qual è il problema? Il problema è che è un tifoso. Ecco qual è il problema. Ma basta, poi tifoso. Dai, bene, paghiamo e basta. Liberala, dai, 1300 sacchi. Piccole creature, vero Spiro? Madonna, no, ma quanto lo voglio picchiare? Lo voglio ammazzare. Non darlo per scontato,
Grazie Gab Nat per l'euro, ma stasera è la serata Spyro, quindi faremo solo questo. Poi prossima settimana è su Twitch. DBD c'è comunque. Sono libero! Grazie Spiro! Mamma mia! Hai mai visto tu una danza dell'orso? No. Bene! È la tua giornata fortunata! Guarda qui! Ecco, si diverte lui. Ottimo ballerino, vero? Non troppa resistenza, però peccato, avevo ancora un sacco di... Mamma mia, comunque, questo è pazzo. Come avete combattuto contro la maga, il cui... Mamma mia, volevo solo dirvi. Vorrei poter stare mal... No, sai perché? Perché è la prima volta che sento i doppiaggi in italiano. Io l'ho detto nella scorsa live di Spyro, ma... Lo ribadisco per quelli che stanno seguendo stasera, è la prima volta che gioca Spyro 3 in italiano. Quindi comunque è una mezza novità, il doppiaggio non l'ho mai sentito. Mamma mia, eh sì, ho detto tante volte mamma mia, lo so. No, è... Bulgaro Brutto, il ritorno di Bulgaro Brutto. Zeb, domani caffè, offro io. Saluti dalla Bulgaria. Ma grazie! Noi ora, adesso, Bulgaro Brutto, faremo il laboratorio, perché ormai siamo qua... Ormai sono qui, no? E giocheremo come quella nei panni di quella scimmia lì. Bene. Poi Tossa aveva chiesto la remaster di Crash. Ma la PS4 io non la voglio al momento. Cos'era quello? Il problema è quello. Hai visto un Rhinok? Credo di aver visto un Rhinok. Oh, dammi ascolto, Spiro. Non passare mai una settimana in gabbia. E allora dai, ora ti puoi sfogare. Allora, questo spara. Ah, oddio! Il professore da Spyro 2, quello che sistema le due sfere. Temo che i Rhinok si siano impadroniti di tutta l'isola. Ci penso io. Doppio salto non ce l'ha, no. Eppure è una scimmia, cioè è una scimmia che non fa il doppio salto. Ah, ma che scimmia è, dai. Comunque... E rispara. No, non morire subito. Ne sto già crepando, tipo. Finalmente un'arma da fuoco. Mi sento quasi a casa mia. Non so quante uova ci sono qua, ma se non vado errato ci sono 3 uova e basta. Quindi con 3 uova arriviamo a 97. 98. 98. Arriviamo a 98, quindi comunque mancherebbero 2 uova. Ho pazienza. Se non mi ricordo male, perché nei livelli dei personaggi ce ne stanno 3. Vabbè. Apri! Ah, devi sfasciare tutte le cose. I bersagli. Apri sta porta. Sono molti Rhinok che aspettano solo che io abbassi questo campo di forza per attaccarci. Non c'è problema, io non... ho un'arma e non ho paura di usarla. No. Che poi il laser rimbalza. Ah, devi spaccare il coso. Sì, se non spacchi l'interruttore continuano a uscire all'infinito, non si fermano mai. Questo è un altro livello con i nemici infiniti, in certi punti. Oddio, è arrivata la super donazione di stasera da parte di Warcraft Man. Calling out for poste, pim, mamma mia, è arrivato. Che poi lui, tra l'altro, sul Discord c'ha proprio l'avatar di Spyro, quindi si capisce che apprezza il gioco. Bene, doppietta di Icardi, che è un giocatore, non lo so nemmeno chi è, e live di Spyro. Ottima serata, PS, ecco. Ma come mai che ogni volta che doni devi fare la dedica a Phantomius? È già la terza volta, se non vado errato. Phantomius, non ti annuserebbe nemmeno il tizio dell'inizio della live. All'altro sei perso l'inizio, madonna. Cioè, no, ma roba della serie, dov'era? Già l'ho buttato via. Mi sa che l'ho già buttato via. Mi sa che è sta qua per terra. Cioè, questo è il valore di sti messaggi. Cioè, no, ripeto per chi non ha sentito all'inizio. Uno mi ha scritto in sintesi e ovviamente non lo leggo da capo.
Un tizio, vorrei avere la possibilità, no, anzi, una piccola, seppur possibile possibilità, di vederla, toccarla, annusarla e avere un orgasmo visivo. Potrebbe accogliere questa umile e modesta, proprio, richiesta? Ma che, madonna, ma Fantomius, neanche lui lo annuserebbe. Vada, grazie Warcraft Sven. No, però, certa gente, guarda, lasciamo stare. No, aspetta, questi c'hanno gli scudi. No, m'ha preso. Oh, devo stare attento. Comunque ruota male sto personaggio. Vedi, si ruota di scatto così, quindi comunque mirare non è sempre facile. No, salta! Oh, madonna, a che serve il salto? A che serve il salto? Per i burroni, ma per scansare i proiettili no. Ci sono molte palle girate da queste parti. Dai, dai, spacca l'interruttore. Spaccalo. Dai. Sai che faccio? Faccio il gibbon. Mi metto qua, faccio così, no? Ah, sparano pure da lontano. Dai. Oh, madonna, oh. Bene, devo usare il mirino a distanza, voglio vedere se funziona. Leo, grazie di nuovo per l'euro. È il professore con il pisello magico, seme magico, eh sì, ragazzi. No, raccontiamola, dai. Cioè, nel 2, su Spyro 2, mentre lo stavo portando in live, ho sentito un dialogo del professore, sempre quel personaggio lì, che diceva: questo è pisello magico, volevo dire seme. Cioè, una cosa che proprio si sono divertiti. No, vabbè, quello è assurdo. No, perché il pisello magico è qualcosa di impossibile. Ah, ma qui c'è sì, l'esercito infinito. Ma ora schiatto. Non schiattare. No, 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 ma così non mi va bene però, Di nuovo. Ci sono molti. Ma senti, facciamo così. Spariamo in alto. Vai, così si scassa subito. Vedi, si è scassato subito ora. Devo stare attento, non c'è niente da fare. Kimi, grazie dell'euro. Quante donazioni stasera, Kimi? Unreal Tournament, cosa? Spyro 3 is the way. Assolutamente, ma comunque ultimamente ci sto giocando, Aspetta che vada a spaccare l'interruttore, sennò qui finiamo domani. Oh, madonna, non c'è verso. Vai. Vai. Oh, bene, bene, bene. Qui cosa c'è? Ah, vedi, c'era la bottiglia, mi ricordavo bene. Cioè, ora il bello è che dobbiamo recuperare quelle 1300 gemme che abbiamo speso, prima, per entrare in questo livello. C'è da considerare anche quello. Ci ha speso 1300. Questi indicatori mostrano che un gruppo di Rinox si sta nascondendo dietro lo schermo. E facciamola, facciamoli fuori. Qual è il problema? Dai, devi... Devi farli fuori prima che sparino, vedi? Meno male. Sì, lo so. Ma non mi hai dato nulla. Bastardo, volevo l'uovo. No, non basta. Devi andare ancora un altro po' avanti. Mamma mia. Proprio. Ah sì, qua c'è la seconda parte. Devi far fuori i pennuti. Per colpire gli uccelli dei loro nidi ti consiglio di usare la modalità cecchino. La sala macchina è piena di uccelli.
Allora è una cosa grave, sono la macchina. Ho sempre lui, doppi sensi, è sempre il professore, mica qualcun altro. Madonna, facciamo fuori questi due stronzi. A posto. Ottimo lavoro, agente 9. Non sono sicuro se questo sia un uovo di uccello o di drago. Cosa ne pensi? Ma sei un professore, se non sai manco tu. Io penso forza azzurri. Vai. Ora posso riaccendere il generatore gravito. Vai. Quanto manca? 96. 4 uova, eh. No, altre uova. Altri uccelli da ammazzare. No! Dai! Cattivo! Ma che cattivo! Oh, ma arriva nel muso, hai visto? No, no, no! Mi vuole planare nel muso! Oh, dammi un uovo, almeno per questo! Dai, me lo merito! Fuori con me. Perché quelli scagazzano, eh. Avrai bisogno di un'arma più potente per sconfiggerli. Ah sì, ora mi dà le bombe a mano. Se non ricordo male, ci sono le bombe a mano ora. C'è anche uno skill point da fare. Devi spaccare le palme con le bombe a mano. Me lo ricordo. Ah, c'era la scienziato in chat. Un saluto a scienziato. Mirko Vica Scarboni, ma grazie mille per questa enorme donazione. Mi manda 15 euro, mi scrive: ciao Zeb, bei ricordi, con Spyro. Con questa donazione volevo ringraziarti per il tuo impegno nei video e live. Non hai mai giocato a Dino Crisis? Secondo i miei calcoli, le bombe in questo distributore purtroppo dovrebbero no. essere molto efficaci. Grazie mille, però, per quella grandissima donazione, Mirko, molto... molto gradito. Dino Crisis me ne ha parlato bene Cristina, quindi sono sicuro che fa parte dei giochi belli per PS1, che erano quasi tutti belli. Però non ci ho mai giocato io. Avevo altri giochi ai tempi. Ai tempi non avevo la PS1 modificata, quindi i giochi erano quelli, non è che avevo tutto. Avevo certi giochi, sì, altri no. Le bombe dovrebbero essere molto efficaci contro le armature. Certo. Queste sono buone. Ah, devi spaccare pure la cassa, no? Paga! Sì, ma mi serve l'HP up qua. Mi serve l'HP up qua. Ma mi devo avvicinare. Sì, ma quanto mi devo avvicinare? Mamma mia. Cioè, tira a 3 metri. Si deve avvicinare molto. Più di quanto mi piacerebbe. Secondo i miei calcoli, le bombe in questo distributore. È Maurizio Costanza. Ah, c'era lì l'HP. Dai, spara, bravo. Uno. Due. 3-3-3, bene. Oh, 3 ore per spaccare una cesta. Ah, guarda cosa c'è lassù. Bisogna avere occhio. Bisogna guardarsi bene intorno. Se no non riesci a prendere tutte le gemme. Ah, dacci un segreto fiero. Segreto, non è un segreto, però ci devi far caso. Quella barriera sembrerebbe impenetrabile, no? Ma in realtà è facile, perché devi... Basta che fai così. Com'era? Devi buttare la bomba oltre il laser, oltre il laser. Com'è che si faceva? Ah, devi saltare, tipo, sì. Vedi?
È un po' bastarda, neanche troppo. Ci devi pensare, più che altro. Ah, qua c'è anche... Ah, sì, qua c'è anche una missione da fare. Allora, prendiamo la mira. Ma sparano sti bastardi? Sai che non lo so, sai che non mi ricordo. Eccolo un altro, va, fiero. Ah, sì, già, ti droppa l'uovo questo. Mi ricordavo bene. Vedi perché devi andare qua dietro? È proprio essenziale. Allora, qua le bottiglie le abbiamo scassate. Ah, c'è un altro lì. Devo controllare bene ovunque qua, che stanno delle bottiglie per aria. Oddio, è arrivata un'altra maxi donazione. Ma come? 30 euro da parte di Manny. Questo è nuovo, comunque non mi ricordo sta persa. 30 euro, oddio. La donazione non poteva certo mancare per un gioco del genere. Continua così, Zeb. Madonna, ma così, ragazzi. Mi date ancora più motivazione di finire sto gioco. Al 100%, intendo, perché... No, no, ma la fine è tosta. La parte finale... un pochino da sclero, Grazie mille per questa gigantesca donazione, Manny. Mamma mia. Grazie mille davvero, troppo gentile. Ma così ragazzi incitate la gente a addossare, perché la gente, come hanno donato, madonna, ora ridosso. Adesso rompo le palle. Mi impegno di più a rompere le palle. Della serie è una missione da compiere. Oh, madonna, che fuccio di culo. Cioè, ho capito che l'ho ucciso, ma senza farmi colpire, quello è il dramma. Non c'era l'HP up qua. No. Grazie mille per aver salvato, sì, il mio laboratorio. Perché mi hai teletrasportato senza il mio permesso? Che ora devo tornare indietro. Va bene, dammi l'uovo. Vado a tornare indietro. A ripulire la monnezza in questo livello. Devo controllare le bottiglie. C'è anche un'altra scatola. Vedi. Ah! C'è un'altra ancora di scatola. Ma prendere la mano così è triste. Aha! Niente, nulla? Possibile? Allora aspetta, qui ci dovrebbe essere un'ampolla. Curiamoci. Vai. Allora, adesso dobbiamo recuperare le bombe e dobbiamo fare un bel backtracking. Bottiglie, niente bottiglie. Allora, come siamo messi qua? Come siamo messi? Guardiamo come siamo messi. Madonna, però veramente, queste donazioni sono... Oh, Spyro piace, per forza. Vorrei vedere, al massimo potrebbe non piacere a qualche ragazzino giovane che non ci ha mai giocato, che non riesce a compiere quel legame necessario. Però comunque io penso che pure chi non l'ha mai visto, cioè, tenete conto che questo è un gioco del 2000? Sembra che sia del 2000, quindi ha 17 anni. Non è male per un gioco di 17 anni, probabilmente tu che stai guardando questa live hai meno di 17 anni. O forse no, non è mica detto. Ah, ma si può... Ma lo sapevi che io non sapevo che si poteva mirare, non lo sapevo mica. Non, vi giuro, non si smette mai di imparare. Io questa cosa non la sapevo. Sì, Tributary, l'altra volta hanno donato 9 centesimi per trollare, perché si poteva, ora non si può più, perché... Sennò la gente dona un centesimo per scrivere tipo vaffanculo Zeb nel nome. Queste cose qua. Ma non perché, cioè, capite, il discorso è quello, non è tanto il fatto del centesimo, ma dopo la gente lo abusa. Come tutte le cose abusabili. E diventa verde quando c'è qualcosa da scassare, interessante.
non, guarda, veramente, sono sorpreso, non me l'aspettavo. Oh, mori. Madonna! Dovrebbero mettere quella ampolla come boss finale del gioco, perché sarebbe più difficile. Aspetta. Si è svalvolato. Ancora manca qualcosa, eh? Cosa manca, scusa? Manca ancora qualcosa. Sento puzza di tesoro. Il grinzoso! Grazie per l'ennesima donazione, grazie di 5 euro. Ma dove la lasciate la lettera? Dove l'hai lasciata la lettera dell'annusatore seriale? Guarda, sta lì per terra vicino ad un filo della luce. Se vuoi te la regalo, eh. Se passi di qua te la do, se vuoi il souvenir, il ricordo. Perché a me, guarda, mi ci pulisco il culo. Anzi, nemmeno, perché è irritante al tatto. Quindi non è buono manca quello, capito? Un gran vero peccato, non trovi? Se ti interessa, ripeto, è qua, eh. Io non ho nessun desiderio di tenerlo. Te lo faccio presente. Grazie Moogle per la donazione, grazie per l'euro. Ho avuto una bellissima infanzia con Spyro e la live mi ha fatto riemergere bei ricordi. Io vorrei ricordarmi dov'è il tesoro che manca, perché... Grazie, continua così. Hai mai giocato a Tomba 2? No, però ci ho visto qualche video. Mancano 5, cioè, manca una gemma da 5, ma mi prendi per il culo. Manca una singola gemma, il becco manca. Guardate. Vabbè, mi sa che esco e torno dopo. Devo recuperare due gemme per il boss finale, due gemme. Non è mica qua dentro. Che palle quando manca un centesimo. Qua? Oh, ma manca una gemma sola da 5. Vai! Punto d'abilità perché ho rotto tutte le palme. E questo livello però mi ha rotto le palle. Perché non trovo quella gemma da 5. Oh, dov'è? Non credo sia una bottiglia, eh. Non credo sia la bottiglia. Ti ammazzo solo perché mi stai sulle palle, non per altro. Ma perché? Dov'è? Oh, senti, stroncatelo nel culo sta gemma. Esci, mi tocca tornarci dopo con Sparks, è l'unica. Non posso fare diversamente. Spacco bottiglia, ma guarda un po' chi si rivede. Prima ti avevo fatto una donazione, ma ne è nemmeno comparsa. Ma che strano, di solito arrivano tutte. Ma che strano. Veramente strano. Dai, ultimo livello, voglio fare quello delle gemme che mi stava simpatico. Questa qui. Questo è un bel livello, oddio, è arrivato il che cosa hai fatto? Stanno arrivando le donazioni in ritardo, perché comunque quelli continuano ad ossare, solo che le donazioni arrivano comunque, solo che la notifica arriva dopo. Oddio, che maialino! Un maialino con la barba! Spiro, non dirlo a nessuno, ma abbiamo rubato un po' di magia dalla maga. Ci stiamo nascondendo qui, mentre ci alleniamo ad usarla. Sfortunatamente... Madonna, che faccia! Un piccolo incidente! Ma è un maiale con la barba, veramente! Tutto in cristallo. Sembra che questo abbia irritato le creature indigene. Le creature indigene... Madonna, che pezzo è? Ehi! Madonna! Madonna, che testina da collino che c'hai. Il grinzoso, grazie di nuovo per i 5. Madonna, che pezzo! Di nuovo 5 euro dal grinzoso. No, volevo sapere dove te l'aveva fatta trovare lui. Allora, presente quando scendi di casa al campanello
era appiccicato con un po' di scotch al campanello, a ciondoloni, no? Dove c'era la grata dove si parla. Era attaccato sopra, cioè, quindi proprio così, grazie, mamma, grazie delle tue gentilissimi sostegni che mi invii continuamente. Comunque era lì a penzoloni, proprio fiera. Sì, ma la gente è strana, annusarti. Orgasmo visivo, ma io spero scherzasse. No, sai cos'è? Secondo me l'ha scritto un ragazzino per farlo entrare in posta per Zep, perché spesso la gente mi manda i messaggi che però non sono autentici, cioè fanno apposta a fare gli scemi, capite? Perché loro dicono, ma se io scrivo un messaggio stupido, Zeb lo porta nel video e poi mi vanto con gli amici della serie, ha scritto una cazzata a Zeb e lui ha pensato che era vera e l'ha messa nel video e quindi io sono un grande, cagami perché sono un grande, perché il mio messaggio finto sta nel video di Zeb. Io invece la soddisfazione non gliela voglio dare, o meglio, vabbè, la leggo in live così ci facciamo due risate, ma non è che ci dedico un video apposta, perché io so vedere. Cioè, ci sta che sia vero, nel senso, io non so per certo se è vero o meno, però ora, da così lontano, per lasciare un messaggio, andiamo. Poi col foglio quello scolastico a quadretti, chi vuoi fregare? L'altra volta nel nome avevo scritto tributari puzza. Ah sì? Ma perché, dai? Ah, perché ti volevi far dire tributari puzza, va bene. Sei proprio sadico. Madonna, mi tira la gemma, oh! Dai, ragazzi, due uova! Ah, Mattia Minutelli, grazie per la donazione. Mio amico Lezzo ha appena trovato su un sito che non si dice un porno con la tua faccia. Ne hai già sentito parlare, no? Comunque io non ho fatto porno, quindi, insomma, è un montaggio, una trollata che avrà fatto qualche quattordicenne che dovrebbe essere monitorato più spesso, perché nessuna persona adulta normale perderebbe tempo a fare una cosa così inutile che non porta a nulla. No, ma comunque è una stronzata. Guarda attentamente, come puoi vedere non ho nulla nella mia manica sinistra, niente nella mia manica destra, ma ora con un gesto delle mani e la parola magica, alla kazam. E quindi? Ah! Ok! Gentile da parte sua. Alla kazam! Ez? No! L'orso poligonale. Oh, il nostro primo uovo. Dai, dai che ce ne manca uno solo. Manca un solo uovo al boss finale. Il grinzoso alla fine di Outlast non è morto. Non vorrei spoilerare, ma dico soltanto che fa una brutta fine il grinzoso di Outlast. Però non voglio dire come, perché sarebbe uno spoiler. Sì, voglio rivedere il trucco. Basta che mi fa salire. Dai, bravo. Vuoi rivedere? Sì. No, porco. Mi sa che dovrai farmi vedere di nuovo il trucco, Dai, fammi vedere di nuovo il trucco. Madonna delle rose. Vuoi rivedere il trucco? Bene, ma voglio che tu sappia che non è così facile come... Non mi interessa. Schiavo. Allora, andiamo avanti, va. Ah, qui mi sa che bisogna pagare, O sbaglio, c'era un punto dove bisognava pagare. Tutta questa magia genera solo confusione. Ecco il fantastico Federico. D'aria laggiù. Ebre, che debre. Ecco, è arrivata una donazione da Zeb89. Impostore, sono io il vero Zeb. Comunque grande live. Grazie mille per l'euro, chiunque tu sia. Peppe Mauriello? Peppe, ma sei serio Peppe? Dai, non fare queste cose. Oh, Peppe. 10 euro da parte del Peppe. Here I am, grazie per continuare con questo fantastico gioco.
Sempre un piacere essere in tua compagnia. Ti rinnovo i saluti da Londra. Ma vedi, perché a Londra si sta bene. A Londra 10 euro te li buttano al culo, madonna. Guarda, sotto un certo punto di vista, non dico per tutto, ma sotto quel punto di vista ti invidio, perché Londra, se c'hai i soldi, ora, magari anche Brighton è da considerare, però, insomma, a parte il problema dell'Islam là, non è male. Però lì c'è un grande problema dell'islamizzazione, radicalizzazione, quindi certo. Niente, si torna al solito discorso. Ogni luogo ha i pro e i contro. Però Inghilterra, a parte quello, è bel posto. Okay, costa, ma è bello. Però ancora, se guardi attentamente, forse riesci a capire. Stavo prendendo le gemme, oh, abbi pazienza. Dai, saliamo. Un'altra donazione da Kimi. Kimi stasera è furioso. Ci abbiamo il Kimi furioso. Scusa se, cioè, leggo un po' in ritardo perché siete in tanti, però vedi che alla fine provo a non lasciarmi sfuggire nulla, almeno ci provo. Tu sei uno dei pochi che ha settato il minimo ad 1 euro, tanti impostano il minimo a 3-4 euro. Non credo sia giusto. Penso che tu riesca a gestire molto bene la donazione, le donazioni durante la live, ed è anche per questo, ovviamente, non solo per questo, che donano, GG. Mi fa piacere, grazie del complimento. Comunque, allora, io dico semplicemente che ognuno è libero di chiedere quello che vuole, poi sta agli altri decidere se è troppo o se è poco. Comunque io metto 1 euro perché mi sembra giusto così, poi... Lo sapevi che sono un apprendista mago molto dotato? La mia specialità è... il trucco dell'incredibile ponte estendibile. Vorrei mostrartelo. Ma a pagamento, giusto? Prima ho bisogno di un piccolo dono. Per le spese. Ah, hai capito. Quindi per pagare meno tasse è una donazione. Hai visto? Perché in Avalar quanto chiedono? Quando è l'IVA? 99%. Madonna, quanto va? Oh, 1000 gemme. Non per un personaggio, ma per allungare un ponte. 1000 gemme per allungare un ponte. Oh, ma mi lascia in mutande. C'ho manco 3000. Sto bene da questa parte. Vabbè, ma ho 1000 gemme per... Cioè... Molto bene. Vediamo. Focus, focus, magico. Fai che il ponte si allunghi ancora. Pessima. Ma ti posso dare uno spintone che cadi di sotto? No, mi piacerebbe però. Mi dispiace, ma lo spettacolo è terminato, Spiro. Per 1000 gemme. Perché non vai a giocare con gli gnomi? Mi sembra che si sentano soli. Pezzo di merda! Madaroa! No, ma io quando ero più piccolo giocavo a Spyro ai tempi. Mi veniva voglia sempre di ammazzarlo. Ogni volta che mi chiedeva i soldi, incazzato nero. Ma per forza, ti lascia i mutanti. Tu ti fai il culo a trovare le gemme, a vedere dove stanno. Le prendi così. Salti mortali e lui te le ruba. Pezzente che non è altro. Mi sono allenato su un nuovo magnifico magico, ma quest'orso continua a rovinarmelo. Continua a rovinarmelo? Madonna. Oh. Beh, bastava poi, hai visto? Che ci vuole? Madonna. Gabriel, grazie di nuovo, Ma poi è un foglietto strappato così alla cazzo. Sì, è tipo un foglietto di un quaderno. Per quello ho detto che secondo me è uno studente che vuole farmi uno scherzo. Perché, cioè, una persona adulta non credo utilizzi quel foglio lì, guarda caso. Poi, guarda caso, mi è stato lasciato di mattina. E di mattina i ragazzi passano davanti a casa mia per andare a scuola. Quindi combacia l'orario, combacia il foglio, combacia il tono di quello che sta scritto. Perché una persona adulta, che cazzo, cioè, nel senso, una cosa così demenziale difficilmente te la lascia. Quindi è una serie di motivi che... Oh! Morto. Oh, ce l'hanno fatta ad ammazzarmi, Madonna di... Ai! Oh, ma non muore questo. Ma come muore? You failed. Vedi però, ti beccano, Mamma mia. I suoni fanno ridere.
soprattutto il modo in cui muoiono, fanno certi versi assurdi. Ok, là c'è un livello col coso. Cioè, ah, qua deve farsi il gioco di prestigio, la magia. Fallo, dai, che voglio salire. Sì, dai, vai, muoviti. No, ho sbagliato. Madonna. Ma stanno arrivando una valanga di donazioni proprio. Per pochissimo. Ecco, prendi, volevo servirmene in un trucco, ma la mia magia continua a non avere effetto. Sì, ma stappati il naso prima di parlare. Nella serie. Lloyd. Lollina 90, grazie di 5 euro. Ciao Zeb, grazie per aver portato questo gioco fiero che è il simbolo della mia infanzia. Sono di Arezzo come te e sono stato a mangiare la tua pizza ad Officina della Pizza dopo che l'avevi detto in una live. Una pizza fiera. Beh, me l'ha il proprietario me l'ha detto, quindi mi fa molto piacere. E ha detto che è contento e che arrivano diverse persone a mangiare la pizza lì. Quindi ha detto, guarda, si potrebbe fare il franchising. Ha detto, ora... ora vediamo il da farsi, però è contento, è molto contento. Dai, facciamo questa, facciamo questa. Oh, comunque ragazzi, abbiamo raggiunto il numero di uova necessario per affrontare la maga, il boss finale di Spyro 3. Che bello. Quindi dopo questa mi sa che andiamo a fargli il culo, eh. Ah, qui c'è lo scivolo. Qua, se cadi di sotto, perdi subito una vita, Non è che cioè perdi una vita, attenzione. Quindi devi prendere le gemme, arrivare in fondo senza cadere. Facciamolo. No, prendili, no, 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 non sgarrare, no, 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 ho sbandato di poco. Vedi, vedi, ma è facile, da, no, facile una sega. No, 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 lì vedi perché ho sbandato troppo io, prende le gemme. Vedi, lì le gemme sono esche, non sono gemme, sono esche. Come quando vai a pescare, no, l'esca. No, 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 fai schifo, fai schifo, fai schifo. 100, 100 tondi, però qua è impegnativo. Dov'erano, dov'erano? No, perché io le gemme le devo prendere, non è che è un optional, quindi io devo sbandare almeno un po'. No, 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 il muretto, salvami tu, il muretto. Dio, 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 Dio. Aranzi, 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 l'ho prese tutte, non lo so nemmeno. Ah! Ah! Oh! Sì, l'ultimo giro, l'ultimo giro. Dai, questa dovrebbe essere facile. Dai, 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 dai. Oh, Dio buono. Ma sai qual è il bello? Che devo fare una ripassata, perché devo vedere se ho preso tutto o no. Devo vedere se ho preso tutto o no. Delle gemme, dico. Oh, madonna. I primi tempi, quando facevo sto gioco, spendevo diverse vite lì. Dici scherzi, stava sì il callo. Mattia Minutelli, grazie di nuovo. Mamma mia, anche lui stasera si è dato da fare di brutto. So che magari non te ne frega niente, ma vorrei sapere la tua opinione. Mi hanno buttato fuori dalla mia scuola perché ho detto che tutti i terroristi sono... Serio? No, no, allora, fermi tutti. No, questo è serio, non stiamo più giocando a Spyro, ora si parla di cose serie. Allora, sono stato buttato... No, no, ascoltatemi bene, perché ora mi incazzo, Io divento... No, 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 no. Che... No, no, non dire se non è vero, però. Mi hanno buttato fuori dalla mia scuola perché ho detto che tutti i terroristi sono arabi. Ero in una scuola francese. Cioè... Quanta gente deve morire ancora perché la gente si sveglia e capisca che i terroristi sono di quella fede, tra virgolette, lì. Madonna, ragazzi, non tutti, cioè, i musulmani, cioè, quando c'è un attentato, è sempre un musulmano.
Cioè, è sempre un fottuto musulmano. Come fanno a buttarti fuori da una scuola per aver detto la verità? Hai detto solo la verità e ti hanno buttato fuori perché gli rode il culo, perché sono, vabbè, dei pezzi di merda. Ma è come dire, mi hanno buttato fuori di scuola perché mi hanno detto che il cielo è azzurro. Cioè, è la stessa cosa. È vero, perché se tu le... presenti le parole nel giornale, c'è scritto che era musulmana, allora perché mi devi buttare fuori? Cioè, io posso capire che un... Cioè, il terrorismo, ok, negli anni passati, non dico, ma ultimamente, negli ultimi 30 anni, sono sempre i musulmani, non ci piove. Poi, potete anche negare la verità, ma rimane sempre la verità. Buttato fuori così, ma che schifo, veramente. Ma comunque... vedi, mi fa incazzare e sbaglio, per forza. Indemoniato sono, ma come si fa? Come si fa? Come cazzo si fa? Io, se fossi il capo dello Stato, quella scuola sarebbe già chiusa ora. Anzi, la scuola rimane, il preside sarebbe stato... Non lo so, qualcosa gli si fa, una multa. Avrebbe perso il lavoro, non mi interessa. Perché una cosa del genere è inammissibile nei confronti delle vittime e delle famiglie delle vittime. Non so se mi spiego, io quello avrebbe perso il lavoro su due piedi. Se io fossi il capo dello Stato avrebbe perso il lavoro il giorno stesso. Una chiamata, pronto? Allora via, ciao. Perché c'è qualcun altro di più capace che deve prendere il tuo posto. Ciao, 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 addio. Cercati, vai a vendere gli hot dog, fai qualcos'altro. Ma io veramente, no, ma è una cosa, io non so se è vero, ma io penso che sia vero, perché tanto è così, la gente, ma come cazzo si fa? Ma io non lo so, fida di dignità, no, proprio non esiste la dignità, mamma mia che schifo, io veramente sono schifato da questa cosa, ci rimango di merda, capito, queste cose, no. Qua devo seguire questo qui in aereo. Allora, no, già prende il via, bastardo. C'ha un uovo del drago, ormai non ha senso lasciarlo qui. Cerchiamo di tagliare la strada, prendiamo il turbo. Vigliacco. Vile proprio, Madonna, ti do fuoco alle chiappe. Bene, mancava pure poco. Sì, è il primo tentativo. Quante donazioni. Oddio. Rimuovo Peppe Mauriello, 5 euro. Sì, ma Londra è veramente enorme. Non se ne risente molto, tranne se non vai in determinate aree. Io sono store manager a 24 anni, partendo da zero quando ne avevo 18. Bene, non male. Brighton è molto bella, sono due città fantastiche. Londra con più opportunità, forse. Ma sai cos'è? Che mia nonna è di Brighton, c'è la casa lì, quindi per quello c'è il legame. C'è anche mio zio che c'ha famiglia, quindi... C'ho qualche parente a Brighton io. Buonasera, dal lato di mia madre, zio. Ovviamente. L'incredibile Randy sta per tenere uno spettacolo di prestidigitazione. Non perdiamocela, loro, sto gran spettacolo del signor Palle. O come si chiamava. Allora, spostiamo ste due casse, va. Che qua c'è un altro uovo da prendere. Arabons? Dance. Eh sì. Grazie Daniel Volpe per i 5 eurini. Pienamente d'accordo. Cioè, questi sono, mi sa, 5 applausi da serie. Ma meno male che non sono l'unico che... Perché a volte penso, ma so, io strano, aspetta, forse c'è un cervello che funziona. Ma perché il matto non si rende conto di essere matto. Dico, ma aspetta, ma è possibile che sono scemo io che la penso? Cioè, non lo so. Cioè, a me non mi risulta così. Poi, boh, cioè, come fa? Buttato fuori, ma... Oh!
Boh, non lo so, ma poi una scuola, non è che dici un bar, una scuola che dovrebbe insegnare, ma cosa cazzo insegna una scuola del genere? Cosa fa ad insegnare? Che, no, è arabo, ha il diritto di coprire la moglie in estate a 50 gradi, manca poco dalla testa a piedi, giusto? Sì, perché la cultura loro... Ma vasca. Temo che la mia magia abbia agitato le talpe. Hanno bisogno di una bella mazzata sulla testa per calmarsi. Ci penserò personalmente. La testa dovrebbe essere sufficiente, ma attenzione ai miei compagni. Stanno cercando di scavare dietro di loro. Quindi devi evitare di schiacciare i maghi. Devi schiacciare solo le talpe. Se sbagli hai perso. Vedi, non devi sbagliare. Se sbagli, arinzarunza. 1, 2, 20, sono un po', Oh, bestia. Madonna delle rose. Oh, pezzo di me. Va bene. Madonna. Bene. Diventa più veloce, hai visto? Se lo colpisco, lo colpisco per sbaglio, proprio perché miro male, perché i riflessi mi funzionano. Comunque si capisce perché il buco è più grande. Sì, è così veloce. No, allora perdo perché devo far più veloce. No, Beh, non ha funzionato. Perché sono stato lento, non perché ho sbagliato. Devo andare veloce, perché sennò è troppo facile. In effetti. Dai, spediti. I riflessi mi funzionano, shit. Vabbè, ma se devo andare a 3000 all'ora è un conto, capito? Io appena vedo muoversi, No, non... Bisogna fare una via di mezzo, ragazzi, una via di mezzo. No, perché sennò gli arriva nel muso. No! Madonna! Non ha funzionato. No, non ha funzionato. Perché non metti una granata nel buco che risolvi subito? Ma che cazzo? Ha fatto volare per aria. Tonzo. No. I riflessi mi funzionano, sì. Porca. Vedi, alcune sfide sono un po'... Insomma, ti devi impegnare un attimino. Almeno un minimo, sì. Madonna. Oddio, due in un colpo. Dai. Oh, ma che... Ti levi dalle palle! Volevo colpire la talpa! Madonna! Ha funzionato! Guarda, sono tutti stessi! Matthew, grazie dell'euro, farai mai un video su COD Modern Warfare 2. Puoi salutare il mio amico Schicchitano. Schicchitano, non so pronunciarlo. Grazie per la donazione, Matthew. Un colpetto. Kimi, di nuovo, io l'ho sempre detto, l'Islam non è una religione di pace. Per essere gentile, quando vuoi puoi essere un santone messo in terra, ma se sei di fede islamica e osa di insultare la tua religione, apriti cielo proprio. Sì, ma è una cosa... Non puoi neanche disegnare il loro profeta, cioè non so se mi... Ma disegnare proprio, cioè. Ma che cazzo vuol dire, cioè? Ma se non ti va bene, levati dalle palle. Veramente, uno deve sottostare a queste robe qua, ma che è? Ma veramente. Ma che bisogno, ma cioè, io voglio sapere una cosa, cosa c'è di positivo
a fare le robe che fanno loro. Niente. Quindi, se la risposta è niente, allora perché deve essere tollerata sta roba? E semplicemente questo voglio sapere. Però se fai certi discorsi ti guardano male tutti. Ma non è discriminazione, è proprio un dato di fatto. Cioè, tu leggi il Corano, c'è scritto quello che c'è scritto, non è che me l'invento io le robe. Basta documentarsi. Dai, su che si vince, dai. Dai, dai. Madonna. Uno, due, avanti. Madonna. Per 64 decimi. Decimi. Madonna, non era facilissima questa. Era così così, Mamma mia. Allora, Piernucci Grinza, grazie dell'euro, Ti ho seguito tantissimo nel periodo di giochi di merda Point Blank e sei stato l'unico youtuber a farmi ridere seriamente per il tuo atteggiamento critico fuori da ogni schermo. Ora seguo di meno i videogiochi, ma le tue live sono d'obbligo. Eh sì, perché le persone crescono, vanno a lavorare, fanno le proprie vite, però sono contento che ogni tanto trovi il tempo per passare a seguire qualcosina. Ricordiamoci che io su YouTube ci sto da 11 anni. Sì, ripeto, 11 anni. Quindi c'è gente che è arrivata, se n'è andata, è arrivata altra gente nuova. Insomma, le generazioni cambiano. E io sono sempre qui a sclerare con i giochi, proprio fiero. Sì. Poi, oddio, c'è gente che mi segue anche da anni, gente che mi segue da un anno, due. Insomma, un po' di tutto. Esposito Agnello, grazie dell'euro, mi dedichi un... Nance, grazie Esposito. Ma qui abbiamo finito? C'è qualche gemma là? No. Ora col super volo dobbiamo recuperare un altro uovo che sta sopra un edificio da qualche parte. I bonghi. Prendiamo questo e andiamo qua sopra. Vai. 103, con questo 104. Possiamo affrontare la maga, Madonna. Leonardo, sempre il migliore comunque, grazie. 11 anni buttati. Io non ci scommetterei. No, sono stati degli anni veramente belli e rifarei tutto quello che ho fatto, incluse le cose criticate, guarda, rifarei tutto dall'inizio alla fine. Non cambierei nulla del mio percorso, guarda. Perché gli errori fanno parte del tutto, cioè veramente non mi posso lamentare di niente. No, ma serio, non c'è una singola cosa che cambierei di quello che ho scelto di fare, di quello che ho fatto. L'importante è quello, come che si dice, l'importante era non avere rimpianti, ecco, giusto. Allora, qui devo riprendere il power up. Devo riprendere il power up perché c'è altro tesoro qua su... Lì c'è la chiave, solo che mi serve appunto il power up. Quindi torniamo a prenderlo, perché ormai che ci siamo io direi di finirlo sto livello, perché sennò toccherebbe tornare a ripulire le cicche, il sudicio, a raccogliere quei 2 centesimi rimasti. Quindi torniamo lì, senza buttarci di sotto magari, sarebbe bello, senza perdere tempo nell'acqua. Lì c'è il portale d'uscita, lassù c'è da prendere roba. Grazie per queste donazioni, ragazzi, le leggo appena finisco questa roba qua, se no non mi muovo. Ok, devo tornare qua. Meglio se non la faccio scadere, se no è palloso dopo, devo rifare tutto il giro. Allora, la chiave, devo andare sopra i cosi, gli edifici, sempre qualcosina, da quel che ricordo almeno. Ecco, vedi cosa ho detto. Controlliamo bene. Comunque ancora ci sono svariati livelli da fare, quindi alla fine mi sa che sto gioco ci vorranno 3 live per finirlo. Anche se mi sa che settimana prossima devo variare un po', perché 2 Spyro di fila ci sta, ma poi 3 diventano già troppi. Però lo finiremo, Aspetta che manca poco. No, merda. Non so se ce la faccio. Dai, ce la faccio.
Allora, cosa manca? Qualcosa manca qua. Qui? Ah, la chiave, giusto. Qui c'è il forziere. Forziere di merda! Eh? Ah, lassù pure. Oh no, no, lì c'è il portale, cazzo dico. Qua, devo andare qui. Dance? Finito? Sì, sì, avevo paura che mancasse qualche centesimo, invece no, livello completato. Ora usciamo, prendiamo il super volo e andiamocene subito a combattere la maga, anche perché mancano 20 minuti e voglio che rientri il tutto, Voglio che rientri il tutto. 100 uova per sconfiggere la maga e noi ne abbiamo 104. Vai! Madonna! È giunta la fatidica ora. Grazie Unto per l'euro, grande Zeb. Spyro rimane sempre un grande classico, siamo tutti d'accordo su questo. Grazie Simone per l'euro. Girano troppi soldi per sti attentati, Zeb, ormai per qualcuno è un business, perché ora questi discorsi in teoria non dovrei farli perché rompo nel cazzo a vari livelli, ma c'è di mezzo il petrolio, l'oro nero che... E il bello è che l'oro nero, la merda nera lì, non potrebbe anche non essere usata quanto è usata oggi, perché ci sono tantissime alternative valide. Ho letto un articolo oggi stesso di queste auto ibride, cioè si potrebbe risparmiare così tanto, si potrebbe fare così tanto, e invece non è che facciamo poco, facciamo quasi niente. È veramente una cosa schifosa, è tutto per il dio denaro. Quindi l'essere umano ha dimostrato di essere talmente incapace e stupido di autodistruggersi per una cosa come i soldi che lui stesso ha inventato, che non ha vero valore come il pianeta. Cioè, ti rendi conto qua dentro cosa c'è? Nulla. Io veramente, quando ci penso, penso bene, perché una razza così scema, e intendo la razza umana, non voglio dire, la razza umana proprio, così scema che se deve essere così, allora è perché siamo scemi, cioè è meritata la cosa. È meritata, cioè, nel senso, se sei demente, sei demente. Proprio. Ce l'hai fatta, Spiro! Hai trovato abbastanza uova? Che okay, mica ho premuto, Non ho premuto, ha smesso di... Forse con la gamba. Una volta che l'avrò aperto, potrai affrontare la maga in qualunque momento. Ma fai attenzione, lei ti sta aspettando. Fa bene ad aspettarmi, perché adesso gli sta per arrivare nel retto. Come il lazaretto. Combattimento finale con la maga, ragazzi, ce l'ho fatta. Se l'ho messo nel titolo della live, vuol dire che sapevo di farcela, vedi? Ho calcolato tutto bene. Adesso le suoniamo alla maga! Eh sì, questo giro ti aiuta il tifoso a segnare i rigori. Mi sa che ti tira tipo qualcosa, non mi ricordo. In qualche modo ti aiuta, insomma. Dai, facciamolo, fatti sotto. No, cominciamo male, No. Ah, fa scoppiare i palloncini per darti power up, vedi? Anche le vite ti dà, bene. Benz? Ritenta. Oh! No. Ah, devi saltarci sopra, mi ricordo. No. Scappa verme. Ma è difficile da colpire così, è difficile da colpire. Devi calcolare la traiettoria precisa. Sta bastarda. Madonna. Colpita. Dai, dammi una pecora. No. Vai, grazie. Quasi. Schifosa. No, dai, per poco. Vai, questo è buono, è carretto. Ma dai! Madonna, deve avere una precisione, non indifferente. No, deve essere abbastanza... Sembra facile, ma non è troppo facile. Se si sta un po' ferma è già meglio.
Dai, dai, dai. Già a metà vita. Attenzione. Mancato. Ma dove spari? Cosa hai bevuto prima di combattere? È meglio se sto zitto, ma non ho detto niente, eh. Facciamo finta di nulla. No! Lufo! Non è facile mirare! Ve lo garantisco. Ma che cazzo? Oh! Dai, che manca poco! Dai, gira. Ah, meno male che fa una sorta di esplosione. Bene. Madonna di... Sì, va bene. Bocelli mira meglio. Andrea Bocelli. No! Flavio Facosceri. È preciso quanto firmare con una penna in culo? Se tu firmi, no? Un contratto con una penna in culo è più preciso. Dai, uno di numero. Uno di numero. Colpo finale. Sì, nei muso. Bene, giù, sotto, mori, crepa, via. Lance? Zio. La maga è stata... pensavi ad aver sconfitto la maga! Pensavi! Non è finita. Spiro, è ancora viva! Hai sconfitto la maga! Ma no, non è vero! L'uomo dei draghi! Riportato la libertà nei mondi perduti dei draghi! Cosa farai adesso? Adesso vado a puttane. Forse una bella vacanza a spiaggia del... Madonna. A volte sei un vero comico, Ben. Oddio. Sai, devo ancora trovare le altre uova di drago. Inoltre, Hunter sembra scomparsa di nuovo. Devo assicurarmi che non ci sia... No, comunque manca ancora un bel po', Cioè, non è finita assolutamente. Io? Sono tantissimi altri livelli. No, se lo dovessi incontrare comunque, prometto che ti informerò immediatamente. Hunter è andato a fare Mets. Mi sa, se non sbaglio. Ah, molto familiare. Questi sono i personaggi da Spyro 2. Cioè, Elora, il professore. Buffo, Spiro, ho sistemato i portali di Avalar. Ah, pensavo le sfere. Ah, ok, meno male. Sono finito qui. Forse le mie coordinate non sono più aggiornate. Di un migliaio di anni. Questo spiegherebbe perché il libro costava così poco. Allora, era il libro di Claudio Torres. Che hai salvato di nuovo il mondo. Mi verrai a Bibbia do Marketing Digital. Allora, ma devo ancora... che bello! Beh, Hunter è scomparso di nuovo. Hai detto Hunter? Beh, io posso aiutarti. No, Hunter, non Hunter. All'italiana Hunter. 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 Cut. Skirim. Fammi vedere cosa sai fare, Rinok. Sta calmo. Sa che ha bevuto 3 Red Bull questo. Vieni fuori. Sono sicuro. Ha bevuto una Bern. In buone mani. Oggi. Cioè, sono sicuro che arriverà presto. Prometti che tornerai ad Avalar presto? No, non ci tornerò mai più, fa schifo. Addio. Vai a sistemarti le sfere, vecchio. Che ne hai bisogno. Billy nel muro. Ah, questa è una stronzata proprio. Quante volte vi ho detto di lasciare stare quell'alce? È colpa di Billy! Oh, sì. È vero, Billy? Non dire nulla, Billy. Spiego. Non dire nulla. No, Sheila, ho cercato Hunter tutto il giorno. L'hai visto? Scusa, Spiro. L'ho visto, sì. Nance? Sono andati. Andati, al plurale, perché è in Zarunza. Oh, no.
no. Hunter è andato a fare a rinzarunza quando la stappi ti si sdunza, vedi? Mans, un nobile guerriero in meno perché... Proprio... Sì, ma io mi chiedo una cosa, come fa a stare con un essere così scemo? Sembra un hamburger poi, quindi io non capisco, però... Oltre molto a quello, triste, Sparks. Un altro nobile il lieto fine c'è. Il problema è che il gioco è lontano dall'essere finito perché ci sono tantissimi livelli da finire dal secondo mondo. Secondo, dall'ultimo al quarto mondo e c'è da sbloccare il portale finale. E sono richieste 15 milioni di gemme e 149 uova del drago, quindi lì c'è da lavorarci proprio. Ci sono tante cose che non vi ho fatto vedere. Ho fatto tipo il rush al boss finale appena ho avuto le uova necessarie ed è finita lì. Però in realtà, come avete visto anche dalla cutscene, la maga non è morta. Si vede una manina che spunta dalla lava, appunto, non a caso, perché poi ti devi scontrare ovviamente una seconda volta, e quello è il vero combattimento finale. Quindi l'abbiamo sconfitta, sì, ma per modo di dire, perché tornerà poi. E se questa diretta vi è piaciuta, vi porterò un'altra su Spyro, magari finendola al 100%, sempre con questo salvataggio ovviamente. Settimana prossima però farò altro, poi vedo un po' come vanno le views eccetera, se piace, oh, perché no, lo finirò al 100%, anche perché i livelli che mancano sono carini. E poi c'è l'altro combattimento, c'è la corsa con i yeti da fare, i livelli bonus che sono carini anche quelli, perché no. 15.000, sì, sono fuso, oh, dopo 4 ore, quasi, 3 ore, mancano altri 10 minuti. Comunque sì, c'è il portone finale da sbloccare, per sbloccare il portone devi fare tutto, cioè tutto vuol dire tutte le gemme di tutti i livelli e tutte le uova da tutti i livelli, inclusi i livelli delle prove a tempo. Ah, lì c'è un altro uovo, ormai che ci siamo. Lanzi? Aspetta, ma ora c'è il finale di... È arrivato il momento fiero! È arrivato il momento fiero! Ragazzi, è arrivato il momento di riscuotere le gemme rubate! Non preoccuparti, Spiro. Non voglio altri soldi da te. Non fare quella faccia sorpresa. Ho trovato una delle uova di drago e la venderò per una fortuna ad Avalar. Ma perché mi guardi così? Come perché? Me lo chiedi pure! Devo andare ora. Madonna Lizzo, paga! Paga! Sgancia, sfila i besti! Ma Luca al braccino, Lizzo! Lizzo! Pensavi di ricevere i soldi in cambio nulla? Madonna! Paga! Quanto hai? E tutti i soldi miei! Secondo me qua dentro un centesimo tuo non c'è, non si trova! Madonna! Sgancia! Paga il bestia solda, compra, sbuccia il borsello, apri, spalancalo finché non è vuoto. Cioè, vuoto deve essere il borsello, non ci deve essere manco un ragno, zero. Madonna, ragazzi, dannazione, è già tanto che non ti butto di sotto. Madonna, il momento più bello del gioco secondo me è questo. Dannazione. Ma cazzo, non sapevo che i draghi fossero così veloci. Basta, mi arrendo. Mi ritirerò dalla rude dei brividi per diventare un poeta. Sì. Ma dove? Vai, dammi il uovo, va. Madonna. E con questo abbiamo finito per oggi Spyro. Io salvo la partita, anche se in teoria fa l'autosalvataggio, io lo faccio comunque. Ragazzi, adesso leggo le donazioni e concludiamo, che mancano 9 minuti scarsi e avete donato in troppi. Vai. Oddio, bello lo sfondo, no? Ah, guarda che bello, quasi quasi un bel camper, no? Ti metti lì per un fine settimana, un bel posto, devi stare attento perché insomma potenzialmente c'è il rischio di cadere di sotto, però oltre a quello mi dicono che è un bel posto. Ragazzi, io ringrazio tutte le persone che sono rimaste qui stasera a seguirmi,
innanzitutto. Poi, i nuovi sponsor, benvenuti a tutti quanti, grazie mille per l'enorme supporto e alle queste enormi donazioni assurde che mi fate, ok? Grazie a tutti quanti, davvero. Spostiamoci qua, così ci vediamo meglio. Mamma mia, Spyro 3, guarda, a mio avviso è il migliore della trilogia, l'uno è bello, è un po' più difficile a tratti, neanche tanto, però non ha questi personaggi strani, quindi è bello per il gameplay, ma manca quel pizzico di risata in più. Il 2 è la giusta via di mezzo, ma il 3, vari personaggi, tanti livelli, ha più di tutto, ed è meglio. È raramente il terzo episodio in una serie è il migliore, solitamente è o il primo o il secondo, ma il terzo è difficile. Invece, per quanto riguarda Spyro, il 3, Year of the Dragon, secondo me vince. Comunque, detto questo, il gioco non è finito, come avete visto abbiamo recuperato più di 100 uova, ma cioè, puoi arrivare fino a 150, c'è da fare il livello bonus, altri livelli, quindi se vi piace lo porterò in una prossima live, ok? Leggiamo le ultime donazioni, il grinzoso cinquero, godo sempre quando si prende a cornate l'orso, madonna è da Godus. Il Godis, chi si ricorda il Godis? Non mi ci fa pensare nemmeno. Peppe Mariello, Hunter vs Hunter. Hai visto il mio messaggio precedente? Se vuoi possiamo incontrarci qua quando sei a Brighton, a Londra. Ma guarda, io... prima o poi andrò in Inghilterra. Ora ho moltissimo da fare qua, purtroppo, però... potrebbe capitare, anche perché mia nonna, quella vecchiaia, non sta molto bene. Può essere che farò un viaggio per vederla, perché comunque... si è fatta una certa età, insomma, vorrei incontrarla, perché insomma, non è che si vive in eterno, cioè magari io arrivare alla sua età, non è che ora sì, è triste la cosa, ma neanche tanto, perché, cioè, ripeto, arrivassi io a quell'età sarei contento, nel senso, però, insomma, poi abbiamo Pietro Sgabelli, ti dono un euro per la bolletta della team, quella che si paga 13 volte all'anno, madonna, non più, perché pensavano, cioè, così schifoso che neanche in Italia sono riusciti a farlo, ti rendi conto? Spacco bottiglia, hanno fatto attentati solo in Germania, Francia e Gran Bretagna. Hanno obiettivi precisi, secondo me la ragione è solo uno scudo. I loro vogliono solo potere e i soldi, da ricordare che l'ISIS sono frutto americano. Non lo so questo. Io so che ci sono dei giri di soldi dove non dovrebbero essere, però questo è un argomento per... un altro video, o neanche, perché in teoria non si dovrebbe parlare di certe cose, vedi, non è un argomento gradito, purtroppo, non è un argomento gradito. Nospi, grazie dell'euro, sempre grandissimo, Zeb, complimenti per quello che fai, uno dei pochi, forse l'unico che dice veramente cosa pensa. Sì, è che devo dire quello che non penso, perché? Per vivere una vita di rimpianti dove mi sento una merda? No, cioè, non ha senso, c'è pure che crepo domani, almeno... dici, oh, intanto ho detto quello che pensavo, poi chi se ne frega, cioè veramente, cioè, ci sono cose che sono sempre più importanti del resto, perché se no non ha senso nulla, se uno deve vivere per fare il finto merdoso, non lo so, cioè decade tutto a quel punto, cioè. Vabbè, no perché vorrei concludere, capito, Totorrina, dalla tomba mi dona un euro, come vanno i bachini, Sicmorri, no, Totarrina non mi sta simpatico, c'è poco da fare. Uno che scioglie la gente nell'acido, che fa sciogliere la gente nell'acido, non mi sta simpatico, quindi abbiate pazienza. Sì, ho fatto la battuta dei vermi, cazzi mia. Scusami, Io intanto non ho ammazzato nessuno. Sic mori, grazie a lei. Dire a tutti i terroristi sono musulmani ha praticamente ragione, a parte negli USA dove gli attentati sono all'ordine del giorno. Ma negli Stati Uniti... tu con 40 euro all'anno circa hai il porto d'armi, quindi bisogna essere scemi. Cioè, io ora va bene difendersi, ma 40 euro un porto d'armi a uno che così, primo che passa, forse è un pochino esagerato. Forse di un pelino. Io sono per la libertà, ma cioè, dare le armi da fuoco a tutti, secondo me, non è normale. Perché becchi sempre quello che è fuori di testa e va a sparare la gente nelle chiese, come è successo lì, che sono morti un sacco di bambini. Questa gente non deve morire. Vabbè, senti, mi sa che stasera abbiamo toccato degli argomenti che sono un po', insomma, lontani dal tenore che avevo predisposto per questa sera. Poi, Jerry, grazie dei 2 euro, Sheldor, grazie, Totorrina, l'ho già detto, e Lexer, vado perché il suono si fa sentire. Ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito, noi ci becchiamo al prossimo video e alla prossima live. Ciao!
Eh sì,